qui per noi. Volano, sono i nostri eroi. Sogna l'USA, l'entra la città, per l'Ulecce brucia l'anima. E per l'Ulecce urla e gioia quando segnerà, lacrime dal petto se si perderà. Giallo, rosso e bella l'anima, per l'Ulecce brucia l'anima. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Carlo e ciao alla chat che questa sera è solo abbonati perché abbiamo dei grandi ospiti e quindi riserviamo la possibilità di fare domande e di interagire solo ai nostri grandissimi abbonati con Amazon Prime abbonamento gratis. Un saluto a chi ci segue in diretta, un saluto a chi ci segue in differita. Le dirette di Pianeta Lecce sono solo su Twitch in diretta. Grazie a voi ragazzi, fra 5 minuti arriva Baschirotto, ci dovrebbe essere un Gasperti che è caduto, adesso è tornato. Carlo, sento il cane già. Che no, no, non è il mio. Non e comunque, buonasera, ciao Gasperti. Andrea, buonasera. Siamo in diretta Andrea, il tuo microfono è chiuso, lo vedo che è chiuso, non so se riesci ad attivarlo, magari te lo attivo io, non riesco ad aprirtelo, eccoci ci siamo Andrea. Tutto stavo bene? Dicendo, sì. Sentiamo Carlo, benissimo. Ma sto baccano clamoroso. Non è il cane di Carlo, non è il cane di Carlo. Il cane pure i cani esterni, aspetta che chiudo la finestra. Bravo Carlo, allora, chiudi la finestra. Stavo Carlo, dicendo... Sì, Andrea fammi dire... Allora Carlo, poi ho una domanda importante per Carlo, vai Carlo. No, vale la pena abbonarsi, stavo dicendo, perché proprio certo. Oggi stavo vedendo un programma esterno, diverso dal nostro, dove non sono abbonato, e partono una serie di pubblicità, hanno modificato le privacy qui su Twitch, non so come dire, 9 pubblicità una dietro l'altra, poi dopo 10 minuti altre 9. Dipendono da noi, quindi raga, Twitch ha deciso così, abbonatevi e non le vedete. Carlo, una domanda importante per te, voglio sapere se hai, insomma, conosci, hai a che fare con Fabrizio Corona, perché non so se tu sei a conoscenza di quello che sta accadendo. Da oggi Corona mi sta più simpatico, Filippo, lui lo fa per i suoi interessi, però ha fatto bene a scoperchiare così il vaso. Andrea si è bloccato? Andrea si è bloccato. Tira avanti. No, perché se i giocatori scommettono e sanno, cioè, allora partiamo dal presupposto che scommettere non è un reato da carcere, no, da galera, è lecito, però per loro è vietato. Ma io dico, se sai che è vietato, ma tu che scommetti a fare per guadagnare la 100 euro, la 200 euro, la 1000 euro, cioè ne vale la pena? Io veramente non li capisco questi qua, questi privilegiati, non è uscito, cioè è incredibile ragazzi, non è possibile una cosa del genere, è una cosa assurda. Io mi auguro che se sia vero gli diano una squalifica esemplare, non a vita come si dice Fagioli, ha finito 2 o 3 anni di squalifica, no, perché poi insomma non è che si può interrompere la carriera di un giocatore bravo come Fagioli. Ma voglio dire, una squalifica che gli faccia capire che ha sbagliato ci vuole, e non che finisca tutto a tarallucce e vino con una multa che per loro non è nulla. Diamo il benvenuto al nostro grande ospite di sera, sto ridendo perché do il benvenuto a Federico Baschirotto. Federico, grazie per essere con noi e buonasera. Buonasera a tutti. Ciao Federico, ciao. Stiamo parlando di tutt'altri argomenti che però in questo periodo sono sempre inerenti al calcio. Delle scommesse, il calcio scommesse, chiamiamolo così Federico, stiamo parlando di quest'ultima novità, no? Brutta situazione quella, no? Insomma è una brutta notizia, ecco, per il calcio, soprattutto quello italiano, perché Nicolò e Fagioli e Tonali sono importanti per la comunità italiana, quindi spero che si risolva tutto per il meglio per loro, anche perché li conosco, e spero davvero, insomma, che si risolvi tutto, ecco. Salutiamo subito la chat,
scrivono ciao Super Baschi, ciao Big Baschi, Mitico Baschi. È arrivato anche il nostro buon Andrea Sperti che sta avendo problemi di connessione. Ciao Ciao a Andrea, siamo in tutti, ciao diretta con Federico. Federico Baschirotti, Ciao. come si può ben vedere. Forza Federico, cuore giallorosso, dice Fmetro. Beh, Federico, qual è il tuo bilancio di questo inizio di stagione a livello di squadra e a livello personale? Ma dai, tutto sommato abbiamo fatto un bel inizio di campionato, comunque abbiamo ottimi punti rispetto alle partite che abbiamo fatto per una squadra che si deve salvare, quindi bene. Teniamo presente che il nostro obiettivo è sempre quello, la salvezza, quindi anche se magari le prime giornate eravamo in alto, noi dobbiamo perdere il nostro obiettivo, che è quello di salvarci il prima possibile. Quindi questo, dai, siamo un bel gruppo che lavoriamo duramente, seguiamo le indicazioni del mister e speriamo, ecco, di toglierci qualche soddisfazione anche il prima possibile. La nostra bellissima chat solo abbonati chiede Daniele, vi aspettavate questa partenza sprint? Ma sai, noi calciatori, almeno io, scendo in campo per vincere tutte le partite, come è giusto che sia, e poi ritrovarsi magari lì in alto subito le prime partite, forse non te l'aspettavi, ma comunque cerchi di andare in campo sempre per vincere, quindi lotti su tutti i palloni per portare a casa il massimo punteggio. Poi una cosa va male, l'altra va bene, una la perdi, una la pareggi, però insomma vai in campo sempre con il solito obiettivo, vincere. Andrea. Ciao Federico, io parto subito abbastanza forte, no? Ti vorrei fare una domanda. Quest'estate c'è stata la possibilità di lasciare il Lecce oppure no? Nel senso, è arrivata qualche offerta e tu hai valutato, c'è Ma la guarda, possibilità di andare queste via oppure no? sono domande che dovresti chiedere a mia gente non mi parla mai appunto per farmi solo focalizzare sul campo e su quello che riguarda il mio club. Ho sempre pensato sempre solo al Lecce e quindi no, non saprei che dirti, ecco. Ok. Non lo sa, non lo sa, pensa solo al campo. Carlo, apriti il microfono e vai con la tua Sì, domanda. e beh, giusto che sia così, dai, dovrebbero fare tutti così. Io invece ti volevo chiedere una cosa. D'Aversa dice, mi ha detto che in allenamento vi deve un pochettino frenare, no? Perché andate forte, deve un po' rallentare. E tu che sei uno che comunque penso tu spinga in allenamento, lo facevi già l'altro anno. L'hai sempre detto più degli altri, forse, no? Perché proprio stanno le tue caratteristiche. Ma tu ti accorgi di questa differenza con l'altro anno? Cioè, quest'anno veramente si spinge di più, c'è più voglia, più, non lo so, cosa, più grinta, no? Non so come dire. C'è una differenza con questi qua, di Ma nuovi? differenza, spingevamo tanto l'anno scorso come spingiamo tanto quest'anno. Sì, il mister dice che stiamo spingendo tanto, ma perché appunto siamo una squadra giovane, sull'onda dell'entusiasmo, dobbiamo cavalcare quest'onda e quindi vai sempre in campo dando il massimo anche nel semplice allenamento che magari potrebbe essere la rifinitura, che potrebbe durare su un'oretta, ma vai in campo e dai sempre il massimo e vai forte per cercare di non lasciare nulla al caso, ecco. Andiamo dalla chat, Federico spaccali tutti, hai un agente davvero serio, grande ragazzo, Federico L'abbiamo avuto Baschirotto, come ospite, l'abbiamo avuto Guido. l'anno scorso e magari lo avremo in Sì. futuro. Grande ragazzo, Federico Baschirotto, valore esempio di umiltà, un saluto a Federico, quest'estate a Folgheria è rimasto oltre 20 minuti a fare la foto con tutti fino all'ultimo tifoso, una persona incredibile. Buonasera ragazzi e buonasera grande Federico, secondo me sei migliorato tantissimo nei passaggi verticali, stai lavorando davvero alla grande, sei esempio per tutti. Beh, questi passaggi verticali nella scorsa partita, anche col mancino ho visto degli ottimi passaggi, secondo me ci stai davvero lavorando, eh. Grazie, grazie. Sì, cerco sempre di migliorare, stare sempre l'asticella, appunto per affinare quali sono i difetti che ognuno di noi abbiamo. E quindi ogni allenamento cerco sempre di fare qualcosa in più rispetto al giorno di prima, ecco. E Fmetro chiede Baschi come ti trovi a sinistra? Ma no, bene, bene, mi trovo bene. Anche lo scorso campionato abbiamo iniziato a sinistra prima dell'entrata di Umtiti, quindi è un ruolo che ho già fatto e quindi mi trovo bene anche a sinistra. Buonasera, grande Baschirotto, un esempio per tutti, forza campione. Andrea. Sì, no, in realtà l'hai nominato tu, Federico, Umtiti. Ti volevo chiedere una cosa riguardo a lui.
com'è giocare al suo fianco, ma credo che siano leggermente più facile rispetto ad altri perché è un campione assoluto, e se cosa ti senti di dire a quelli che magari criticandoti dicono quest'anno Baschirotto sta facendo meno bene perché non c'è un TD? No, io ho Umtiti, è un compagno di squadra che penso che tutti vorrebbero avere perché insomma si è calato nella nostra dimensione con umiltà e si è messo a disposizione di tutti, anche dell'allenatore. E poi insomma per quanto riguarda quest'anno sono stato un po' sfortunato diciamo in certi eventi tipo il Rosso di Monza che non meritavo e quindi magari anche se la prestazione fino a quell'evento era ottimale, però sai, certi eventi ti possono condizionare un po' la partita, anche se insomma erano ingiusti, ecco, come il semplice rigore che magari ti capita la palla addosso perché quello davanti salta, non la tocca, io di petto l'ho toccata e poi è andata sul braccio, che ci vuoi fare? Sono eventi che capitano e quindi devi solo guardare avanti, ecco. L'importante è fare la prestazione, come penso che ho fatto anche con il Sassuolo, di rialzarsi e di andare avanti, anche un semplice errore che sia mio o dell'arbitro, di continuare sulla propria strada e cercando di non guardare quello che succede, ma solo la propria strada per migliorarsi tutto qui. Ma a proposito, Beh, ciao ma Filippo, vai, vai. a proposito del Sassuolo, no? Perché io ho provato a rivederla mille volte, dallo stadio ovviamente non si vedeva mille volte l'immagine, quindi tu l'hai presa effettivamente con la pancia, col Eh corpo sì, la e poi... palla mi è arrivata sulla pancia e poi ha preso il gomito del braccio mio che praticamente era attaccato, quindi non si capisce, non c'erano bene le immagini chiare, per quello l'arbitro ha visto il braccio largo e ha dato rigore, quando invece se magari non lo fischiava lasciava correre, il VAR non interveniva per darlo, perché non c'era l'immagine chiara che la toccasse, effettivamente l'ho preso con la pancia, il petto sotto e poi mi è arrivata sul gomito, ma era attaccato, quindi non... Però insomma l'arbitro ha visto così e ha lasciato la decisione del campo, il VAR, perché anche loro non riuscivano a capire. Infatti è durato un'ora un field review, non finiva più proprio per questo motivo sostanzialmente, perché non c'era rigore, quindi possiamo dirlo tranquillamente. Ma guarda, sì, l'ho toccata con il gomito, No, ma se ti ma... tocca prima sul petto e poi va sul gomito, il rigore non c'è, o no? Questa è stata la valutazione. Io li chiamo rigorini, che spero sempre che l'arbitro non dia, perché alla fine... se bisogna decidere le partite con questi rigorini, non mi piace, spero sempre che la partita la decidano i giocatori e non gli eventi così. Quindi vabbè, è capitato questo, ma non Ti ha importa, dato basta più andare fastidio questo episodio o quello di Monza? avanti. Quello di Monza. Anche perché mi ha fatto Immagino. saltare, anche perché mi ha fatto saltare una partita ingiustamente, quindi c'è rammarico, capito? Però vabbè, è andata così. Lì Comunque, l'errore ragazzi. arbitrale è certificato, cioè lì anche il designatore l'ha detto proprio palese che c'è stato un errore, fra l'altro ha lamentato Sì. anche degli errori di comunicazione dell'arbitro in quella situazione, quindi oltre all'episodio di per sé, insomma, diciamo che è stato tutto condannato da quello che è accaduto a Monza, Carlo, dicevi. No, dicevo che c'è da notare questo, che ogni settimana c'è un fallo, c'è qualcosa di dubbio nella partita del Lecce. Cioè, io quando mi vedo Open VAR, il programma su DAZN, sanno sempre, c'è cioè, un'azione del Lecce incriminata che non si capisce, ci sta sempre. Cioè, la cosa è strana, eh. Non so se l'hai notata Vabbè. pure tu, Federico. Carlo, è vero, succede, succede. Capita, Leggiamo. figli. Sì, dai, che potevo fare un'altra domanda. Leggi la chat. Allora, c'è questo commento che è divertente, quindi ci sta a farlo. Ciao Federico, grazie molte per essere qui con noi e grazie a Fina Lecce per la puntata. Una domanda extra campo per la tua passione agricoltura. Qual è l'ortaggio che ti piace di più nel Salento? Hai avuto modo di assaggiare i pumitori de Pennula? Grazie, forza Lecce. Bella questa, però dai, per spezzare ci sta. Vabbè, lui più allevamenti, Federico, a casa tua fate questo, a casa, allevamento Sì, di più bestiame, allevamento insomma. di bovini e suini, sì. Quindi no. Invece ti volevo chiedere, Federico, tu prima della partita carichi molto nello spogliatoio, no? Noi vediamo dalle immagini di DAZN e quello ti posso assicurare che è un evento che
tutti i tifosi non vogliono perdere, quindi oltre a caricare probabilmente l'ambiente, carichi anche noi nel pre-partita per quello che possa valere stare a casa, essere carichi no, prima della partita. Ma io volevo chiederti, è qualcosa che ormai si aspettano i tuoi compagni di squadra oppure lo fai soprattutto per te stesso? Ma guarda, lo faccio per entrambi, sia per me che per la squadra. Ho iniziato proprio la prima partita con l'Inter lo scorso campionato perché mi sentivo di dire qualcosa alla squadra, anche se ero un arrivato in Serie A, perché sentivo lo spogliatoio spento, sentivo, non vedevo nessuno che parlava, forse per la concentrazione così. Volevo dare una spinta, una carica in più alla squadra per far sentire che c'ero, che ci siamo, perché insomma anche una voce del compagno può darti quella spinta in più in campo, come allo stesso tempo è il tifoso da fuori che può darti quella carica in più per fare quello sprint in più, no? Quindi è un po' questo che voglio fare e dare alla squadra. Non smettere di farlo perché è importante credo sia per i ragazzi giovani che stanno in squadra, ma ti ripeto, anche per noi, perché è segno di attaccamento e alla maglia ed è una cosa importante. Non è, sembra banale, però in realtà è fondamentale per noi tifosi, Federico. Grazie. Patrizio chiede: senti la pressione di essere un modello soprattutto per i più giovani che identificano in te un esempio da seguire per emergere da una gavetta dura e senza sconti? Beh, certo. Anzi, sono onorato io di essere d'esempio per ragazzi giovani che vengono dalla gavetta o anche persone comunque sia, tra virgolette, normali che fanno semplicemente l'operaio in fabbrica e cercano di scalare le graduatorie per raggiungere il tetto massimo della propria azienda. Insomma, cercare di spronare qualsiasi persona a raggiungere quel piccolo sogno obiettivo che si pone nella vita, ecco. Marco Tobi invece chiede: tra i nuovi arrivati, chi ti ha impressionato in campo tecnicamente e con chi hai legato? In tanti, soprattutto Rafia, ricordo, ci hanno detto Dorgu ha impressionato. Non so se ce lo vuoi confermare. Ma ci sono tanti ragazzi, bisogna fare complimenti un po' a tutti. Cioè non vorrei chiamarne uno, due o tre o discriminare un po' gli altri perché davvero, sono davvero tutti, tutti bravi e ne sono anche orgoglioso di questa squadra. E poi ho legato un po' con tutti, non ce n'è uno in particolare, sono uno che cerca di relazionarsi un po' con tutti per cercare anche di dare una mano nel momento di difficoltà che può avere un compagno, come spero che magari me la diano a me nel momento di difficoltà, ecco, quindi cerco un po' di relazionarmi con tutti. Io ho Baschi, una vogliamo il gol alla curiosità. Udine, vai Andrea. Sì, no, una stupidaggine in realtà. Ma come fai ad arrivare sempre per primo vicino al Veramente. giocatore che segna il gol? Perché è assurdo il fatto che tu stia magari in difesa, ma appena uno fa gol, tu stai là insieme a lui ad esultare. È incredibile, cioè, è sempre tu che Guarda, faccio gol. perché è come se lo segnassi io, cioè quando segna la Esatto. mia squadra è come se segnassi io e quindi non vedo l'ora di abbracciare per dirgli grazie, capito? Per il gol, per insomma. È come se facessi gol io, quindi che facessi gol un altro o meno, devo correre a ringraziarlo, ad abbracciarlo, a esprimere la mia gioia, ecco. E c'è il video Ron Kristovic che basa parecchio Spettacolare, spettacolare. Io quando penso, urlate sotto la rosa. lasci l'ugola lì, Federico, cioè proprio grande, ha perso la voce, però la mattina dopo era a lavorare, ha messo la foto in palestra alle 8 di mattina, praticamente, sebbene la partita successiva fosse dopo 15 giorni, una motivazione eterna in pratica. sì. Mentalità, c'è niente da Esatto, fare. sono arrivato un po' qui in Serie A per questo, per la mia mentalità, dedizione al lavoro, il sacrificio, la costanza e quindi ora che sono qui non è che devo sedermi e dire ok, sono arrivato in Serie A, posso adagiarmi, anzi devo dare e fare ancora di più rispetto a quello che facevo prima. Ti posso fare una domanda, Federico, a proposito Vai di serie? Carlo, vai. Posso, Filippo? No, mi è Vai venuto in Andrea. mente, no? Cioè, tu hai fatto l'esordio col Cittadella in Coppa Italia, ti ricordi benissimo. Io Sì. ero in tribuna in una delle pochissime partite che vedo del Lecce dal vivo perché vivo fuori. E in tribuna la gente mugugnava perché non facesti una grande partita, no? Come esordio. Cioè, tu cosa hai pensato a fine partita? Cioè, quali sono state le tue sensazioni? Ho sempre combattuto contro i pregiudizi della gente,
dal mio inizio carriera in promozione fino ad arrivare in Serie A. Quindi quello che ho detto dentro di me, anzi, non sono stato lì ad ascoltarli, perché sapevo che avrei fatto ricredere tutti come ho sempre fatto, ed è questo un po' anche la mia forza, far ricredere le persone o comunque chi mi dà un pregiudizio, fargli cambiare la propria idea, perché insomma Metti a tacere tutti, insomma, questo è l'obiettivo, sì, far vedere dicevo. insomma che ci posso stare, come in qualsiasi categoria ho scalato, mi hanno sempre puntato il dito dicendomi che non sarei stato in grado o comunque non ce l'avrei fatta. E quella cosa mi ha spinto anche a dare qualcosa in più in campo e fuori per poter dimostrare che invece si sbagliasse. Ovazione per Baschirotto in chat. Wow, il grande Baschirotto. Ricky invece manda un messaggio, insomma, commovente. Mio fratello si è rotto il crociato ora a 20 anni, ma lui vuole tornare a giocare in un anno. Tu sei la sua motivazione, perché ha detto che se ce l'hai fatta tu, che in 2 anni sei passato dalla C, adesso siamo dei migliori difensori del mondo, quindi grazie. Andiamo con quest'altro messaggio. Buonasera Baschi, nel ringraziarti e condividere con noi qualche minuto del tuo tempo, vorrei chiederti che differenze noti fra la fase difensiva dello scorso anno e quella attuale. Grazie e buonasera a tutti. Ma rispetto alla fase quest'anno, rispetto a quella dell'anno scorso, magari stiamo cercando a sviluppare un po' più di gioco, cercando di partire dal basso con qualche fraseggio di triangolazione in più, e quindi penso un po' sia quello. Poi la fase difensiva va un po' a sé, nel senso che ogni allenatore comunque si accura la fase difensiva in modo diverso, chi va a uomo, a zona, anche nei calci piazzati o da cross, c'è chi difende in una maniera, chi difende in un'altra, quindi dipende un po' anche dall'allenatore che incontri, ecco. Ma Sei un a bell'esempio per i proposito, grandi tifosi, Andrea. Filippo, a proposito dell'anno scorso, no? Quanto ti ha dato Mister Baroni? Nel senso, perché secondo me lui è stato molto importante per la tua crescita. Basti pensare solo al fatto che ti ha schierato da centrale difensivo e lì poi ha cambiato un po' tutto. E poi ti volevo chiedere, ti aspettavi il suo addio per Verona? Te ne ha parlato quest'estate? Vi siete sentiti o no? Ma mi ha dato tantissimo e devo ringraziarlo sempre per quello che mi ha dato, perché fin da subito, quando mi ha schierato titolare, non ha esitato, non ha avuto paura di mettermi in campo e di lasciarmi giocare le mie carte, e poi di conseguenza anche mi ha dato tutta la fiducia del mondo per continuare anche verso le mie prestazioni, insomma. E quindi ne sarò sempre grato per questa opportunità che mi ha dato. E poi no, non me l'aspettavo, però gli auguro sempre il meglio, insomma, anche lontano da Lecce, ecco, perché insomma a me ha dato tantissimo e ne sarò sempre grato. Tanto ci dicono dalla chat che Ramadani ha fatto assist e siamo contenti per Ramadani che ha fatto assist. Ringrazio Drew Shape per l'abbonamento e Fmetro chiede a Baschi, oltre alla salvezza, qual è il suo obiettivo per quest'anno? Quindi un obiettivo personale. Ma l'obiettivo personale può essere fare un gol in più dell'anno scorso. Anche a livello realizzativo, allora. Certo. E la nazionale invece? Quello è il sogno di tutti i bambini. Come ho sempre detto, è come l'amore: quando non ci pensi arriva, quindi non ci penso e voglio solo andare in campo e cercare di fare ogni partita la migliore prestazione che abbia mai fatto in Serie A. Quindi questo è il mio mantra, cercare sempre di migliorarmi, e andando in campo e dare sempre il massimo. Poi quello che sarà, sarà, ecco. Ma con Spalletti Ma non ci sono stati contatti, Federico? no, per il momento no. Momento marchetta della serata, ecco il nostro libro, La bella stagione, c'è anche un capitolo su Baschirotto, potete comprarlo su Amazon, tutti i protagonisti e le scene, le storie più belle della scorsa stagione. Mi raccomando ragazzi, il primo libro gli viene da Lecce. Invece, momento Bellissimo. divertente, grazie Baschi, lo sappiamo che Veramente l'hai bello. apprezzato e ti ringraziamo. Ah, l'hai letto? No, più che altro ho letto la mia parte, ho Eh sentito la mia certo. parte.
E quindi per quanto riguarda me devo solo ringraziare, davvero rispecchia un po' quello che è successo ed è veramente bello. Cosa pensi della CDL di Lecce? Non so se hai letto a Baschi quello che è successo. Ma com'è possibile, Hai Matteo? preso qualche multa tu, Federico, in questo anno e mezzo di Lecce? No, fortunatamente no, perché appena sono arrivato ho fatto subito l'abbonamento io e quindi ho Appunto. detto mettiamo. Ma non gliel'avete detto Le a Hjulmand che orecchie. Io andava, non so bene cioè quello che è che quella successo. luce vuol dire non passare, non il contrario, perché magari lui ha capito il contrario. Non ho idea, guarda. Incredibile, Ragazzi, se raggiungiamo 500 abbonamenti, facciamo la colletta per pagare le multe a Hjulmand. Ma tanto i soldi adesso non gli mancano. Grandissimo Baschi. Ho preso il libro, vi prometto che prima o poi lo leggo. Dopo un anno di Serie A a buoni livelli, la tua consapevolezza è cambiata nell'affrontare questa stagione? Ti senti più a tuo agio? ma sicuramente sì, penso che ognuno di noi dell'anno scorso che ha fatto una stagione in Serie A si senta più consapevolezza nei propri mezzi, insomma, alla fine ti sei salvato in Serie A, hai dimostrato che ci puoi stare, quindi un po' di l'autostima sicuramente sale e questo ne può giovare su quanto riguarda il campo, nel avere un po' più di personalità quando magari c'hai la palla. Questo, ecco. Senti, Federico, e quando ti dicono che io l'ho sentito spesso sta cosa, non so se l'hai sentita tu perché sei il diretto interessato, che Baschirotto è un buon giocatore, bravo, bravo, però non è da grande squadra. Cioè, ti dà un po' fastidio questa cosa, l'hai sentita, oppure è uno stimolo? Cioè, che cosa ne pensi? Ma mettetemi nella grande squadra e poi vediamo. Bella risposta questa. Vabbè, tu sei già in una Io grande squadra, Federico, eh? Mo guarda, mi sono ti sempre do messo in l'assist. gioco e mettermi in gioco non ha mai fatto paura. Quindi, se sarà quello il mio futuro, lo abbraccerò a braccia aperte e poi vedremo il da farsi. Ma io di sicuro non mi tiro indietro. Bene, Ah. bene. Federico, la piccina me ne sta a porta da capo più di prima. Ho questo a questo messaggio per te. Baschirotto, non andare via, non me la sento di intonartelo, però abbiamo capito più o meno la Certo, sintonia di il questo piccolo motivetto. ritornello. Beh, sì. Andrea, hai qualche domanda visto che gli sto togliendo la parola oggi? Sì, no, io volevo chiederti, tornando un attimo indietro, avevi parlato tu della salvezza, Monza Lecce, che ricordi hai? Qual è magari una cosa che non avete detto nello spogliatoio, non hai detto tu, un ricordo divertente, un aneddoto di quella salvezza, di quel giorno, di quei giorni in realtà, che è successo poi dopo? Monza Lecce. Cosa possiamo dire? Cosa non è successo? Perché tra l'euforia dopo la partita abbiamo messo la musica allo spogliatoio e abbiamo cominciato a saltare come non mai, senza fermarci mai. E quindi è stata un'esplosione di emozioni, gioia, pianti. Insomma, hai rivisto tutto l'anno, tutti i sacrifici che hai fatto. È stato difficile da descrivere, difficile, difficile, però c'è stata tanta, tanta gioia e felicità, quello sicuramente. Carlo? No, ho visto prima un messaggio, no, che, di un amico che diceva mia figlia si è fatto mettere la maglia Eccolo numero qui, 6. adesso lo trovo. Eccolo qua. Perché la tua è stata la maglietta più venduta in assoluto, no? Cioè, questa L'anno penso scorso. che tu sia l'anno scorso, sì, l'anno scorso, penso che tu sia felice di questo, perché voglio dire, anche un segno da parte della tifoseria d'affetto, no? Perché voglio dire. Ci sta magari il campione con un TT e invece tutti si comprano la maglietta di Baschirotto. Molti te l'hanno chiesta, Federico, no? Caressa è uno di quelli. C'è qualche personaggio famoso che oltre a lui che ti ha chiesto la maglia a cui l'hai data? Non Adesso mi ti sfugge, viene? no, però sì, guarda, sono super orgoglioso di questo fatto perché non me lo sarei aspettato, ma forse è successo perché sono molto vicino al tifoso che è seduto in tribuna e quindi si rivede un po' in me e questo mi riempie solo di orgoglio. Sentire che la tua maglia è la più venduta. Non è bello di più, cioè io questa città, questa società devo tanto,
devo tantissimo perché mi ha permesso di mettermi in mostra, mi ha permesso di giocarmi le mie carte, mi ha dato questa opportunità di giocare in Serie A e io devo solo ripagare sul campo e non deve essere per forza un peso alzarsi prima degli altri e andare ad allenarsi, anzi deve essere solo una gioia e divertimento, deve essere spirito di orgoglio, deve essere tutto questo, insomma, solo per ringraziare anche di quello che mi sta dando questa città e questo club, ecco. Ma poi, scusa un attimo Filippo, poi leggi questo commento. Volevo dire una cosa, io mi sono accorto anche l'anno scorso, no, da qualche trasferta, sei un personaggio che unisce. Di solito nel calcio i personaggi dividono, nel senso che c'è il giocatore che ti piace, quindi poi fuori casa soprattutto ci sono tante critiche, insulti. Invece tu sei un personaggio che unisce perché piace a tutti, anche sui social sei esploso oggettivamente, tutti quanti, anche per il Agli fantacalcio, avversari per... anche. Per la, esatto, agli avversari, quindi percepisci questo amore che è un po' globale da parte dell'Italia in generale, non solo di Lecce? Sì, no, lo percepisco perché anche quando magari vado in giro per gli stadi, non solo magari il mio tifoso leccese mi acclama, magari anche quello che è in tribuna della squadra Esatto. avversaria chiama il mio nome, quindi ti fa un po' di stranezza questo, ma ti fa capire che comunque hai fatto davvero qualcosa di incredibile, insomma, per tutto il percorso che è stato. Quindi è davvero, davvero bello. Ma Il nostro Patrizio, che scrive le schede per Piana d'Arece, dice: il 13 luglio 2022 scrivevo questo nella scheda. Senza dubbio la determinazione, la propensione al lavoro e la sua struttura fisica lo rendono un giocatore da Lecce, tutto cuore e gamba. Se sarà in grado di giocare come sa, si toglierà grandissime soddisfazioni al debutto in Serie A e diventerà presto un beniamino dei tifosi. È più la gioia di essere arrivato a questo punto o la fatica per emergere? Tutte e due, perché la fatica di emergere per dimostrare a tutti quelli che hanno denigrato questi anni che potevi farcela e diventare un beniamino è una soddisfazione immane, ecco. Carlo. Federico, ti do un consiglio, vatti a ricercare la scheda sul pianeta Lecce che ha scritto Patrizio. No, è veramente perché è interessante, cioè, ancora prima di conoscerti, Assolutamente interessante. fa le schede di tutti i giocatori e vedi se ti ritrovi, anzi fattela mandare da Andrea, insomma, così ci dai un'occhiata. Invece c'è qualcosa che non rifaresti nella tua carriera, Federico? C'è qualche... Non lo so, se potessi tornare indietro, cioè, noi sappiamo che ha avuto una Guarda, carriera abbastanza travagliata, no? Questo lo sappiamo sì, di tutti, però lunga, al di là di questo. difficile, tortuosa, però ti dico, non cambierei niente perché se avessi cambiato qualcosa forse non sarei qui. Certo. Forse non sarei qui tuttora, questo devo tanto anche al mio procuratore che è stato una guida anche nei momenti più bui in tutti questi anni e che mi ha consigliato anche con il cuore, non pensando magari sono un procuratore, devo pensare a guadagnare quella percentuale in più sul mio contratto, anzi, ma l'ha fatto perché anche lui sente la mia carriera come fosse la sua. E quindi io e lui abbiamo un legame incredibile, devo ringraziarlo perché è merito anche suo se sono arrivato fino qui. Però non cambierei assolutamente niente, anche perché partendo dal basso, arrivare fino a dove sono ora, è ancora più bello. È ancora più bello anche rispetto a magari partire già in un settore giovanile di un top club e dalla primavera passare alla prima squadra, passare tutte le categorie, sudando la maglia, facendo tanti sacrifici, cadendo anche, ma rialzandoci e arrivare sul tetto della montagna, ti ripaga di tutto ed è molto più soddisfacente, ecco, davvero. Hai una persona accanto spettacolare che è il tuo procuratore, Federico, una persona veramente umana. Io spero che questo vostro rapporto duri tanto a lungo, perché in un ambiente del genere credo che di persone così ce ne sono veramente poche, no?
Sì, davvero, guarda, ti dico, quando 10 anni fa, 11 anni fa, ho scelto Guido Gallo, come mio procuratore, che potevo scegliere tra altri 4-5 procuratori che erano venuti a parlare con i miei genitori, e l'ho scelto per quello che mi aveva dato a livello umano. Proprio è venuto lì in casa e parlava con il cuore in mano, mi ha fatto un certo effetto, e i miei genitori mi hanno lasciato scegliere me. E l'ho scelto proprio per questo, per quello che mi ha dato a livello emotivo, quello che mi ha dato a livello umano. E senza pensare, senza dirmi io ti io faccio, io ti porterò, io ti farò guadagnare, ma è venuto lì raccontandosi com'è come persona, quello che poteva darmi come persona, e mi ha colpito subito e l'ho scelto per questo. Vengo da una famiglia con dei valori e mi sono affiancato da una persona con dei valori veri. Questo sono Esatto. grato che la vita mi ha posto davanti a una persona così, perché gli devo tanto. Esatto. Hai Cosa perfettamente ne ragione. pensate voi difensori di questa nuova partenza dal basso? È stressante o vi sentite più importanti? Ma no, guarda, con la consapevolezza che abbiamo le carte in regola per partire anche dal basso, non devi viverla con stress, ma con entusiasmo, perché sai che può dare vantaggio alla tua squadra e sicuramente ti fa migliorare anche a livello tecnico, tattico. Quindi no, non è stressante, anzi ti dà un motivo in più per dimostrare che sappiamo fare più cose e può darci più occasioni, insomma, davanti, attirando un po' la squadra verso di noi, avendo più spazio alle spalle da attaccare, ecco. Negli ultimi minuti con il buon Baschi andiamo, mettiamo il focus sulla prossima partita che sarà fra 10 giorni ed è Udinese-Lecce. Ti chiedono, ad Ascoli ti sei affermato anche grazie a Stottil. La sua Udinese sarà il prossimo avversario del Lecce. Cosa suggerirai ai tuoi compagni alla luce della tua esperienza? Ma so che Sottile è un grande allenatore che comunque ti fa tirare fuori tutto e di più da quello che hai dentro, ti sprona ogni giorno a dare il massimo. A me ha aiutato tanto in quell'anno di Serie B a cercare di dare sempre di più, a spronarmi, mi stava sempre addosso per farmi migliorare. Quello che dico ai miei ragazzi è che sicuramente troveremo una squadra che sputerà sangue per cercare di ottenere i 3 punti, e quindi noi dovremmo essere pronti a dare ancora di più di quello che danno loro per cercare di portare a casa il massimo punteggio. C'è Simone che dice che se vinciamo ti aspetta sotto il settore ospiti, quindi speriamo che ci sia questo incontro tra Simone e Baschirotto. Andrea. Sì, io volevo fare una domanda a Federico sulla lotta salvezza. Che lotta di stasera è presto ancora, sono 8 giornate ovviamente, È però difficile da dire, sai. qualche squadra si è un po' staccata, tra l'altro l'Udinese, Cagliari, Empoli, Udinese, Salernitana. No, almeno inizialmente non hanno fatto benissimo. Secondo te possono essere risultate ancora altre squadre, ovviamente? Ma sai, il campionato è ancora lungo, siamo ancora all'inizio, quindi dare per spacciate certe squadre o altre è inutile, cioè, ci sono ancora tantissime partite. Chi è sotto può arrivare sopra, chi è sopra può andare sotto, quindi non c'è da stirare nessuna classifica adesso, bisogna solo pensare a portare a casa più punti possibili nelle prossime gare, ecco. Carlo, hai una delle ultimissime domande? Mi raccomando, No, sfruttala sì, bene. no, io volevo sapere con chi ti esalta di più, cioè come avversario, un giocatore, un attaccante fisico alla Lukaku, la Osimhen, oppure cioè, cos'è che come riesci a rispondere meglio agli attacchi, con quali giocatori? Ma il miglior difensore è quello che, secondo me, che riesce a essere duttile, cioè che ogni avversario che incontra riesce un po' ad amalgamare, cercare di mettere insieme quali sono le sue punti di forza per cercare di arginare l'avversario. Anche perché ogni squadra ha un attaccante diverso con qualità tecniche diverse, quindi devi cercare anche di adattarti a quello che è l'avversario, no? Infatti cerchiamo sempre
di studiare l'avversario anche con un mini video come abbiamo Way Scout in dotazione dell'AIC per cercare di studiare i giocatori. E quindi anch'io per primo sono lì che studio l'avversario e cercando di mettermi anche in condizione per cercare di arginarlo meglio. Quindi difensore forte secondo me è quello duttile che riesce a cercare di arginare un po' tutti gli attaccanti anche con qualità diverse. Ultimissimi messaggi dalla chat, grande Federico, giocando a sinistra quest'anno si è migliorato anche nella fase di appoggio. Baschi, anche io ti aspetto sotto il settore ospiti, se mi regali la maglia sono più contento, grande Baschi. Non vedo l'ora di vedere come ti mangi Lukaku, grande campione. E l'ultima domanda, ce l'ha il buon Ultralecce che ti chiede di Pongracic. Ma Pongracic è un grandissimo giocatore, già ci conoscevamo l'anno scorso e inizio campionato abbiamo dimostrato che potevamo giocare insieme, abbiamo anche fatto delle buonissime prestazioni. Quest'anno abbiamo iniziato, penso, bene, possiamo migliorare ancora tanto, c'è affinità tra me e lui, ci comunichiamo bene, mi trovo veramente bene con lui, è una persona a modo che ha imparato anche l'italiano in modo veloce per cercare di farsi anche aiutare dai compagni, dal mister, quindi mi trovo molto molto bene Io Ti uno accenno, ringrazio. Ah, Carlo, Filippo, c'è aspetta, ancora. aspetta, No, Carlo, l'ultima, se c'hai, l'ultima. io non me la sento di No, fermarti. Se c'è, no, no, non me la l'ultima, sento di fermarti. perché in tutto questo non abbiamo nominato il grande Corvino. Mo' Arrafia ha detto di sposarlo per convincerlo, ha detto sposiamoci, mo' deve passare proprio l'ambulanza, vabbè, purtroppo, per venire, per farlo venire a Lecce. A te cosa ti ha promesso, Fede? Come ti ha convinto a venire a Lecce? Ma con una semplice chiamata, pensa, mi ha detto, mi racconto questo aneddoto, mi fa via Lecce che raggiungerà la nazionale. Io così ero un po' incredulo, così, però alla fine si è rivelato la verità. Lui è un visionario, è uno che si fida delle persone anche perché infatti si è fidato molto anche del mio procuratore. Per quanto riguarda questo inserimento nel Lecce, dall'Ascoli al Lecce, devo essergli grato per questa opportunità che mi ha dato. E quindi alla prima telefonata mi ha detto vieni a Lecce, non ci ho pensato due volte io a dirgli di sì, perché era il sogno di quando avevo bambini, avevo 5 anni, che era arrivare in Serie A, e con lui ci sono arrivato, quindi di certo non me lo dimenticherò mai nella mia vita. Certo, ma che tu sappia, Federico, ma ti è venuto a vedere in qualche partita con l'Ascoli precedentemente? Hai avuto questo sentore, qualcosa? Oppure proprio un fulmine a ciel sereno la chiamata? Ma lui si visiona tante partite, adesso non so dirti quale partita abbia visto, cosa, comunque sapeva chi ero, si è fidato anche delle persone a me vicine come mio procuratore, ha fatto delle scelte mirate, mi conosceva bene, mi conosceva e quindi l'ha fatto con propria volontà di dire voglio Baschirotto, ecco. Uno che ti chiama e ti dice vieni a Lecce che arriverai in nazionale, insomma. Incredibile, un mago, è un mago. Aspetta, Filippo, non chiudere, Ancora! quando mi ricapita e quando mi ricapita Baschirotto a fare domande? Aspetta un secondo, vai di Vai, fretta, dai. Federico. No, L'ultima, sì, dai. l'ultima che poi devo andare, vai. Vai. Invece con un Titi volevo, l'abbiamo nominato Ma prima, abbiamo ma ti parlato sei di... sentito? No, se si è sentito, se ti sei sentito adesso, cioè, adesso inizio No, campionato, ti ha in detto qualcosa? queste no, ci siamo salutati quando lui ha lasciato Lecce qui, facendoci un grosso in bocca al lupo a entrambi. Poi finisce così, finita così. Sì, poi non ci siamo più sentiti. Io gli ho augurato il meglio, lui mi ha augurato il meglio a me, e via, insomma, ognuno per la propria strada. Insomma, il calcio è anche questo, Certo. ti avvicini, ti allontani, in un batter d'occhio, però insomma, quello che è stato non lo cancella più nessuno, però. Certo, grazie Federico. Grazie a voi. Ciao a Ti tutti. saluta la chat, ciao campione, grazie Baschi e mi raccomando, continua a giocare con il cuore. Ciao Filippo, Baschi, sempre dalla una nostra curiosità, parte. l'ultima Andrea, non ce curiosità, l'abbiamo la Filippo. domanda, non ce l'abbiamo la domanda. L'ultima, dai, mo se L'ultima ne va, curiosità. l'ultima. L'ultima Vai. curiosità. L'anno scorso avevi detto che con te si allenava anche in allenamento Colombo, faceva allenamento extra. Quest'anno hai trascinato qualcuno con te o ancora no?
Beh, certo, cerco di, comunque di essere di esempio e a spronare i ragazzi a venire in palestra, a curarsi l'aspetto fisico. Poi con il mister sta mettendo sempre più allenamenti e attivazioni tecnici, quindi stiamo cercando un po' tutti di dare qualcosa in più rispetto all'anno scorso, perché ripetersi non è mai semplice e quindi sappiamo che dobbiamo dare tutti qualcosa in più. Quindi sono un po' tutti alla ricerca di qualcosa in più. Devo fare davvero i Baschi, complimenti ai ragazzi. grazie davvero. Grande Adesso è finita Baschi. davvero. Ti proteggo io. Chiudi i microfoni. Grazie, Baschi. E alla prossima. Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, 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 ciao. ciao. Vabbè, Eravate scatenati, ragazzi. dai. Vabbè, Eravate ragazzi. proprio. Questo cavolo di connessione c'è, cioè, incredibile. Funziona sempre. Oggi sta ballando in maniera clamorosa. Dai, quando ci ricapita, Filippo? Mo, due domande in più, non è che muore nessuno. Dai, su, non Vabbè, alle esageriamo. 21:40 dobbiamo lasciarlo, sono le 39, 21:40. cosa vuoi? Un saluto e un ringraziamento all'ufficio stampa dell'USLC, sempre disponibile. Alle Ma 21:40 sempre e abbiamo rispettato. comunque, grazie ufficio stampa USLC, grazie. Allora, per 5 minuti, Andrea, vero? Arriva Bocino, no? 5 minuti. A Bocino, Bocino mi ha scritto proprio adesso, quindi mo gli dirò di quando vuole entrare. Mi hai detto che Ma sta non sta carico, andando a me o Carlo? No, ok. no? No, Andrea, tu hai problemi serissimi questa sera, non Lo solo di so, che natura di devo connessione. Mi fare? So, dispiace. che devo fare. Grazie ragazzi, la bella sorpresa. Restate connessi, che abbiamo il doppio ospite. Oggi la puntata è con doppio ospite. Se viene andare adesso, siete davvero cattivi. Però ricordo Un chiaramente grande che ospite, quando... tra l'altro. è un grande ospite. Cioè, se avessimo fatto la puntata solo con col buon Bocino, sarebbe fatto comunque Già, grande fonda. audience. Questo glielo puoi chiedere dopo. Sta Luca, che ha arrivando, eh? cambiato foto e ti sei messo Cristovic. Non poteva restare qualche altro minuto, ragazzi. Fino alle 21:40 poteva restare. Mo' li Ah, era facevate proprio fare come danni a accordo. Baschi. 21:40. Lo abbiamo pagato fino a... No, Ah, a scherzo. me fa divertire questa domanda perché è totalmente random e quindi la devo fare per forza. Cosa manca di Stoschi per essere un giocatore della Serie A? Da nulla, Glielo c'è proprio. chiediamo a Bocino adesso. No, ma Glielo chiediamo a secondo me Bocino. sta scherzando, Giudicator. Dai. Non credo stia scherzando, Carlo. Se vuoi rispondere tu. Ma non credo che sia serio, ma perché può essere seria mai una domanda del genere? Cioè, se devo rispondere seriamente, ti dico che gli manca tutto. No, Quindi, Carlo, hai smontato gli Stoschi. ma scusa, giocatore di Salutiamo Serie Marcel Listoschi. A? Non giocatore, giocatore di Serie A. Gli manca tutta. Serie A è una cosa seria. Seria. Un giro da 167 gli Ma manca, polmoniere. quella è il gason. Gli manca del gason. Grande salto di qualità PL in questi anni. Complimenti a tutti. Grazie a voi, ragazzi, che ci seguite qui su Complimenti a Twitch e che vi Carlo, abbonate. è arrivato Carlo e Con Carlo la salutiamo. svolta, Beh, effettivamente. certo, sì, non stavo capendo. Sì, Non è un assolutamente. caso, non è un caso, è arrivato Carlo. Certo. Salto di qualità. Eh beh, oh, queste sono le fortune della vita. Trovare Carlo per strada, no? Vabbè, ma quindi Bocino Carlo sta tardando. sta Dimmi, dimmi, arrivando, dimmi. sta arrivando, Bocino sta arrivando, Carlo. Non so se Ah, intanto puoi. perfetto, perfetto. Non so se vuoi mandare un messaggio a Vittorio Carlo, Murra, che come sai ci segue in differita, no? la prima trasmissione di Carlo è stata in un Lecce-Lazio durante il Covid. Almeno la prima trasmissione che io ho fatto con Vero? Carlo, poi non so se l'ha Ah, mai fatto. no, ne ho Anch'io fatte c'ero. altre nel Covid Però insieme a era il Vittorio Covid, Murra. eh? Era pieno Sì, col Covid. Covid, con il pieno Covid, sì. Quando vinceva Carlo. segnò Babacar. Madonna mia, che ti ricordi, Andrea. Beato a te, beato a te. 3 anni No, fa. io un minuto, ecco, se ci siamo. No, 48, No, qua. non ci siamo. Dai, Non ci dai, dai, siamo. dai, No, parla, parla. è meglio non parlare della partita scorsa con quel maledetto Sassuolo, no? Perché veramente ci Abbiamo sarebbe già da... parlato, Lore. Noi non abbiamo, ne abbiamo parlato Nel 10 post, no? minuti nel post partita. È meglio non parlarne perché, insomma, questa squadra maledetta che Carlo, non... sono partite l'anno questa... scorso, ne avremmo perso. avremmo perso, Questo quindi non è questo è vero. non è retorica, ma è la verità. Noi l'anno scorso una partita del genere l'avremmo persa. E poi l'abbiamo persa, perché l'anno scorso la partita più o meno è Con stata gol di così. Berardi? Come no? No, no, è No, stata più... no, no. Ah, l'andata, dici. Vabbè, io ho Andata, sbagliato il eh? ritorno anche. Al ritorno, Torsved. Torsved. Però comunque l'abbiamo persa l'anno scorso, giocando non come quest'anno, non con questo oraggio, però l'abbiamo persa. Quindi sono punti che alla fine dell'anno ci ritroveremo, Ci sono ritroveremo. convinto. Quindi va Speriamo, bene così. speriamo. Caro, alla fine non lanciamo nessun messaggio.
Filippo, che messaggio vuoi che ti lanci? Fammi capire. Stiamo No, sai che lontani ha dalla partita di Udine. Carlo, a Vittorio Mura, lo sai che a posteriori ci critica le puntate, che dice che lui le farebbe Lui meglio, che lui si fa il trova i mercoledì. conduttori, Lui che lui fa, la fa. allora, questa la, io penso che se ci danno conferma gli abbonati che chattano, questa è la puntata di punta di Pianeta Lecce, no? Quella del giovedì. Penso che sia Vabbè, il no, dateci palinsesto. riscontro, Dai. non serve nemmeno chiederlo, sinceramente. Cioè, dobbiamo Quindi, anche, no, sforzarci a chiederlo. poi naturalmente quando tu fai, se partecipi alla puntata di punta, sorgono Vocino sta spontanee entrando? illazioni, sorgono spontanee gelosie e quindi Vittorio Mura sta vivendo questa fase qui. Se vuole lo invitiamo, no? Se vuole, una puntata lo invitiamo. Se ha qualcosa da dire lo invitiamo, se no, anche no. Quindi come semplice ospite tu, Andrea, lo Come inviteresti? ospite, ovviamente non è ospite, beh, è un ospite. Lui Cioè, farà quel... PL Vagabondi di venerdì alle 11, perché giustamente alle 11 chi lo segue? Chi Oh, non là, stai lavora? Certo, insultando tutti quelli che lo seguono. insulto tutti quelli che lo Cioè, le seguono. stanno seguendo anche noi, sicuramente. Abbiamo l'ospite. Oh. Ci siamo. E con noi in diretta Valery Bocino, che ringraziamo. Ciao, buonasera, buonasera. Ciao Ciao Valery, buonasera, grazie Valery. per aver Che non accettato il sono nostro io, invito. aspetta, aggiusta lo schermo, Filippo. Carlo, però tu sei sempre una Oh, star, ecco qua. eccoci qua, primo piano. Andiamo forti, grazie per essere con noi questa sera, Valery, davvero grazie. Quanto sei rimasto legato a Lecce? Hai accettato la nostra richiesta, poi il men che non si dica, ci tenevi particolarmente ad essere Che qui. poi gli anni passano, ma è uguale, Filippo, cambi pochissimo, complimenti, eh. Non ci si vede da un sacco di tempo. Sì, no, ma cerco di mantenermi bene, sai, dopo il calcio in senso giocato, no? Calcio professionistico, ci sono tanti miei ex compagni che quando finiscono non fanno più niente, no? Non si mantengono, non giocano, non si allenano, però io ho capito una cosa che per tenerti bene, per tenerti vivo, per tenerti concentrato, ti devi allenare tutti i giorni. Un'ora massimo al giorno, 2 ore devi metterti da parte per il salute, per il tuo bene, no? Ok, ormai non siamo un giocatore professionisti come una volta, però su 24 ore mettere un'ora avanti a disposizione a fare allenamento, a fare una corsa, a sudare, a fare una partita a calcetto con amici, io penso che non costa niente, però uno si deve mantenere bene. Leggiamo i commenti della nostra bellissima chat. Che spettacolo, grande campione. Buonasera, grandissimo campione. Grande, citato costantemente da Corvino. Sì, sei l'esempio preferito da Corvino come, insomma, sua scommessa indovinata e poi rivenduta a tantissimi soldi. Vieni citato tante volte nella sala stampa del Viale del Mare. Ma io in primis volevo ringraziare per l'invito che mi avete fatto, poi come hai detto la prima domanda che mi hai detto ci sono stato molto legato, ma io il passato, la storia non la puoi cancellare, poi io dico Salento, Lecce, Via del Mare, tifosi del Lecce, Corvino, società, io sono cresciuto, no? In Italia sono cresciuto specialmente a Lecce, nel 99 sono arrivato. Io sono molto grato, sono molto grato anche oggi, perché Lecce mi ha dato la possibilità, Corvino mi ha dato la possibilità, la società, a tutti, no? Tifosi del Lecce, perché sono cresciuto giù a Lecce, sono passati tantissimi anni, però la storia, quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo fatto non solo io, ma anche il direttore, che continua a farla, no? Poi altri giocatori che abbiamo fatto una carriera importante. Noi non lo possiamo dimenticare, non possiamo negare da dove siamo partiti. Poi, dico una verità, se non era, se non, se non è stato per il Lecce, in quell'anno, in quel momento, io non penso che avrei fatto questa storia e questa carriera, perché grazie al direttore che puntava e credeva in noi giovani, dal settore giovanile anche ad oggi è uguale, non è mai cambiato nella Fiorentina, Lecce, ovunque dove lui sia stato. Ha sempre dimostrato che ama e vuole lavorare con i giovani, lo sta dimostrando anche con questo Lecce di quest'anno, no? Prendendo un allenatore giovane come D'Aversa,
moderno, che fa giocare bene la squadra, che i ragazzi che ci sono sconosciuti, diciamo, stanno facendo veramente grande, grande cose. Poi ha battuto il mio record con Mr. Zeman e con il direttore, e abbiamo fatto veramente, però ti dico, questa record, è la vita. Valeri, quale record? L'inizio, no? L'inizio di stagione. Sì, l'inizio di stagione, bravo. Sì, l'inizio è stato migliore di quello miglior stagione, ah, okay, l'inizio, okay. Sì, i primi 6-7 partite questo anno da Versa ha battuto il record di Zeman, quando nel 2004-2005 siamo partiti, dico, 5-6 partite erano sì. Tantissimi punti abbiamo fatto, però dico una verità, sono felice e contento che sia di nuovo a scriverla direttore un'altra pagina, un'altra storia nel questo piccolo grande Lecce. No, io stavo pensando al record, scusami Andrea, al tuo record. Vabbè. Pensavo al record di gol, perché tu sei stato uno che nelle 8 giornate insieme a Cevanton ha segnato di più in Serie A. E stavo pensando Kristovic, che è uno dei bomber di quest'anno, all'ottava giornata è dietro di te. Quindi cosa ne pensi di questo giocatore, Vale? Ma qualcuno avrebbe pensato, avrebbe detto no, ma speriamo che non batte il mio record. No, io gli auguro al ragazzo di poter continuare a fare quello che è stato preso, perché ieri sono entrato su Instagram di Antonio Conte, no? E Antonio, ho visto il suo Instagram, e lui, quando era allenatore del, se non sbaglio, Tottenham Chelsea, ha detto: il mio grande carissimo amico Pantaleo Corvino mi ha detto, con la moglie puoi sbagliare, ma con il portiere e con il centravanti non potresti mai sbagliare. Sì. L'anno scorso il direttore è stato spesso e volentieri criticato tra virgolette, no? Dalla stampa, che non ha centravanti, che lei ha fatica con gli attaccanti, però penso che questo anno è proprio azzeccato, ha preso sempre un ragazzo, diciamo, sulla lista, oppure diciamo che in Italia non era molto conosciuto, no? Però il direttore è forte su queste cose, prende i ragazzi sconosciuti e poi li valorizza, li fa diventare li fa rivendere e prende soldi, più valenze, li fa guadagnare, poi dopo i ragazzi vanno in squadre importanti dove continuano a fare la sua. Contento, felice per il ragazzo, e spero che lui possa fare più gol di me, di Cevanton, di Vucinic e di tutti, e portare Lecce in Europa, perché no? Io ripeto, ci siamo lì, siamo lì, ma guarda, se tu vedi calcio italiano di oggi e vedi Atalanta, ok, vedi altre squadre, no? Per non fare nomi adesso, no? Perché Lecce non lo può fare? Ma l'allenatore forte per me, da Versa, che a me è sempre piaciuto, sempre fatto bene, che sa giocare la squadra bene, gioca calcio, ok, ultima partita abbiamo in casa, casalinga, abbiamo perso l'ultima, contro Napoli 4-0, però ripeto, è un allenatore dove fa valorizzare i giovani insieme con il direttore. Io sono contento di D'Aversa, mi piace perché lo seguo, l'ho seguito, so che il suo calcio è bello, diamole continuità, sopportiamolo e speriamo che tutti i ragazzi possano fare esplodere e portare Lecce in Europa. Tifoseria è da Europa, Salento è da Europa, Lecce è da Europa, perché no? Io non lo dico giusto per dirlo, io dico perché lo penso. È importante che i ragazzi, mister Scelta, lo pensano nel cassetto di sogni, no? Perché questa è la cosa più importante, piano piano, meno parlare, più lavorare, no? È il sogno di tutti i tifosi, Vale, di quello che hai detto tu, quindi veramente... Ti dico una verità, tornando di anni passati e di oggi, cioè, noi abbiamo fatto, noi dico, tra virgolette, no? E lei ci ha fatto abbonamenti... 20, più di 20.000, no? Sì, 21.000. Ma ragazzi, ma io nella mia squadra, le squadre di tornare indietro, no? Di giocatori, non abbiamo fatto mai 20.000 spettatori di abbonamenti, diciamo, no? Però quest'anno ogni partita in casa è pieno, eh?
Cioè, che significa questo? La passione, l'amore, la fame, la gente che di nuovo torna allo stadio, ma non solo a Lecce, in tutta l'Italia. Cioè, vediamo tutti i stadi pieni, tutti i stadi, quando vai a vedere la domenica le partite oppure sabato, è bello andare a vedere e vedere i bambini, vedere tutti i stadi pieni. Speriamo che un domani, un giorno, adesso col fatto che c'è l'Europa, europeo, no? In casa in Italia, che si possono fare i stadi nuovi, costruire, fare tutto quello che stanno facendo Inghilterra, Germania, Spagna, piano piano, e arriva l'ora di nostro paese Italia, perché io dico nostro perché sono cresciuto in Italia e non posso non dire e negare che mi sento anche un italiano. Torniamo sulla chat, grande, ricordi bellissimi con te a Lecce, mitico, grandissimo, quello che ci hai dato nessuno lo dimenticherà mai. Mi ricordi tanti anni belli trascorsi in curva. C'è il gol, qual è il gol che ti è rimasto nel cuore con la maglia giallorossa? Ma ti dico la verità, peccato che non ho avuto modo di poter giocare contro il Bari, no? Di poter fare il derby, no? Il gol al Bari, perché non ci siamo mai trovati, forse o eravamo noi su o loro eravamo giù, oppure erano sempre un ascensore, no? Non ci siamo mai, quando io giocavo, dico, perché prima faceva raccata palle, spesso volentieri loro si trovavano, no? A giocare a Lecce Bari, mi ricordo il mitico gol di Conticchio, no? A quella pioggia, il... 99. Bravo, 99, mi ricordo, no, ci sono stati belli, io tutti i gol segnati per il Lecce sono speciali, perché ti dico, io la mia carriera è partita da lì, sono stato cresciuto e adottato a Lecce e ogni gol per me era importante e pesante, significa tanto per il Salento, per la gente, per la tifoseria, per il Curva Nord, che è una curva veramente speciale. Diciamo, ragazzini, avevi 14 anni. Sì, bravo. Io te ne dirò due, Valeri, però secondo me più importanti. Lecce-Palermo 3-0, perché ah beh, sì, gol che siamo andati in Serie A, sì. La chiusura è Regina Lecce, che poi ha dato il lano a quella storica cavalcata. Sì, quella storica salvezza, che noi eravamo con quella partita eravamo quasi spacciati, no? Esatto. Eravamo quasi, diciamo, con una gamba retrocessi, no? Però dopo quella partita lì abbiamo fatto quello veramente... È un gran gol quello, poi, tra l'altro. Quello sono due grandi, sì, ho fatto due gol così, però dico la verità, abbiamo fatto i punti di non salvezza, di UEFA, per farti capire, però c'era un altro gioco, con altri giocatori, io arrivavo a Lecce, io mi ricordo all'epoca Pantaleo, il direttore, prendeva giocatori che di oggi devono giocare... Per farti capire com'era forte il calcio italiano, che squadre avevano, che giocatori avevano, le grandi squadre, che questo nostro Lecce, l'altro giorno parlavo con Marco Cassetti, no? E dicevo, Marco, ma noi, no, con questa squadra, ma adesso dove avremo, secondo veramente, te, che avremo? Ma dove? Lo scudetto, potevamo giocare lo scudetto. Ma io non so lo scudetto, no, per adesso non esagerare, no? Non esagerare. Però Marco mi disse, ha detto, Valeri, ma secondo te, con questa, secondo noi, secondo me, no? Con questa squadra, noi tranquillamente Liga Europa, UEFA, sì, possiamo giocarcela. Perché, diciamo, erano squadre, squadre forti, erano molto, molto forti, giocatori importanti, fortissimi. Però anche noi, ha detto, Valeri, secondo me, noi ce la giocavamo per andare in Europa. Però un altro calcio era, tu vedevi, noi con questa squadra lottavamo per non retrocedere, immagina altre squadre come erano, cioè una follia. Mm. Però calcio adesso è cambiato, giochi di più, più possesso palla, più, diciamo, sì, la tattica è più diversa rispetto al passato, no? Adesso era molto più completa la tattica, no? Si gioca più a calcio, si cerca di tenere più la palla, avere questo costruire dal basso, costruire il gioco, un altro calcio, però adesso il calcio era, come posso dirti, non dico più bello, però è più giocabile, adesso si gioca di più, i tempi miei erano molto più botte, molto più falli, molto più, diciamo, più ripartenze, dai, era squadre che si difendevano, andavi fuori casa, cercavi di prendere il punticino, ma magari se vincevi, no? Speravi di vincere in casa per poterli salvare, però adesso vedi che tutti se la giocano, non ci sono più partite come una volta, ma giochiamo in casa, giochiamo fuori casa, adesso giochiamo per vincere,
che i tempi miei erano, non, erano un po' diversi. Sempre si giocava per vincere, però era molto più, no, diciamo, equilibrato il gioco. Mi fai commuovere, cosa ti manca di Lecce e da quanto non vieni in città? Vabbè, non vengo in città da quando sono, non sono venuto, un paio di anni, no? Però ci verrò, verrò, perché avevo promesso, perché io con il direttore non dico che ci sento tutti i giorni, però ci sentiamo spesso e volentieri. Gli ho promesso che dovrei venire giù a Lecce, ma giusto per vedere anche la mente di D'Aversa, per vedere un po' di qualche partita, vedere un po' di cose, di salutare la gente, no? Perché io vedo tante persone nella società di oggi che lavorano, che ce ne sono stati quando ci sono io, vuol dire che non stiamo invecchiando, non stiamo invecchiando, stiamo migliorando, perché la gente che c'erano di quando c'ero io erano ragazzi, no? Non diciamo ragazzi e ragazze, adesso è in età di uomini. Unico un po' più anziano che il nostro padre, diciamo che è il direttore, che lui con gli anni invecchia, ma dentro è ancora un bambino, un giovane. Poi il presidente, che io quando il presidente Stick Damiani, io quando ero a Lecce, io non lo so se lui qual è il suo ruolo, cosa faceva, se mi potete dare una mano così, però erano anche lui dentro la società, stava lì, no? Beh, aiutava come legale, immagino. Cioè, bravo, mi sa che avvocato faceva, se non sì, mi bravo, no? Avvocato, sì, bravo, sì, bravo, bravo, avvocato del Lecce, così. Però vedi, io ho detto, non invecchiamo, miglioriamo, perché ognuno nel suo cassetto, nel suo pazzo, ha migliorato, è andato, non so, da avvocato, è diventato piano piano qualcosa importante, no? Certo. Unico che, vabbè, il nostro padre, diciamo, che è direttore, che a parte che anni che passano, però lui sembra veramente un ragazzino, un giovane. Ti chiedono una la cosa bella è che lui quando è Lecce, cioè, almeno non ha problemi, parla dialetto con la stampa, con voi, si dire, a Firenze devo parlare italiano, a Bologna devo parlare italiano, ovunque, però quando è Lecce, cioè, ormai lì vede la stampa, parla il dialetto, si diverte, fa, va bene così, no? Ti chiedevano un aneddoto su Zeman. Vabbè, mister, ma anche lui, Corvino e le Zeman, sai, c'è un detto, no? Che vino, più il vino rosso è più invecchia più buono, e questi più invecchia più sono buoni. Che vi devo dire? Questo, beh, mister Zeman, il calcio che lui faceva all'epoca, se voi tornate indietro, è il calcio di oggi, con un punto che, sai, tutti dicono, ma lui deve curare la fase difensiva. E lì ci sono molto specifici, no? Non è che lui non curava la fase difensiva, però se voi guardate, tornate indietro, e oggi, calcio di Zeman è quello che, sì, quello che fanno Guardiola, De Zerbi, diciamo Gasperini, diciamo vari, per dire, ma tutti stanno facendo. Infatti, io non per difendere oppure essere avvocato di mister, no? Però se, perché l'ho avuto e lo guardo e vedo il calcio come è cambiato, e ho letto il suo libro e poi ho modo di parlare con mister e mi ha detto, Valerie, hai visto che io avevo ragione, che quando dicevo che calcio mio è quello e diventerà quello che tutti giocheranno come me, con un punto di, con una specifica, che non è che il problema sono i difensori, per dirti che lui non curava la difesa, il problema sono i concetti. Lui, se voi sentite parlare lui o l'ascoltate, lui parla sempre dei concetti. I concetti sono che non è che il difensore, l'attaccante deve fare solo i gol, il difensore deve fare sia difensore sia attaccante, il difensore è uguale, solo che lui giocava sempre alto, ma tutti giocano adesso alti, no? Certo. Lui lo faceva 20 anni fa. Se io torno indietro, ma io l'altro giorno, no? Cioè l'altro giorno dicevo, ma questo è pazzo, ho detto. Cioè, pazzo in senso, ho detto, io nel 2004 facevo questo calcio di, che nel 2023-2024 lo stanno facendo. Allora, o sono pazzo io, pazzo lui. E ha preso il telefono, ho chiamato, abbiamo fatto la chiacchierata. No, perché io ci parlo con lui. Ho detto, Valerie, io non è che ho inventato il calcio, ma io vedevo delle cose molto più avanti rispetto agli altri, solo che
ho accusato di questo, ho accusato di qua, ok, io non avevo i peli sulla lingua e dicevo tutto quello che pensavo e vedevo, però il calcio di Zeman è quello che stanno facendo oggi tutti, dai, solo che con molto più, come posso dirti, i concetti, diciamo, di tutti difendono e tutti attaccano, ragazzi, dai, e sì, non, sì, sì. Non è più un calcio dove l'attaccante rimane lì e l'altro no, qua oggi avanti e dietro. Atletica, non è un caso che lui faceva 1000 gradoni, perché se per giocare calcio di il suo e dovevi correre, se non correvi non potevi giocare, al di là più anche la qualità che devi avere. Noi avevamo molto più qualità di oggi, giocatori di oggi, certo. Giocatori di oggi, tutto il rispetto, sono molto atletismo, molta corsa, molta, diciamo, ma neanche fisicità, diciamo, no? Ok, diciamo un po' di però noi, non dico noi, mio calcio, mia generazione, no? Anche 90, 2000, erano, come posso dire, più qualità, più giocatori, più tecnica, più anche, diciamo, di pensieri, di ragionamento, giocatori molto più furbi, intelligenti, e non è un caso che Italia è arrivata a vincere mondiale, Italia è arrivata, tantissime squadre italiane sono arrivate a vincere la Champions League, Milan, Juve, finale, tante squadre, voi sapete la storia, no? Adesso che la nostra Italia non si qualifica per il mondiale due volte è follia, ragazzi. Ma voi immaginate Italia con Marcello Lippi, con Vieri, per dire, di Totti, Del Piero, non lo so, che non si qualifica ai mondiali europeo, è follia. Ma non do colpa certo all'attore oppure ai giocatori, è proprio la generazione che è ben diversa, è un'altra generazione, però noi dobbiamo guardare in avanti. Sì. Ma per Zeman, tornando un attimo a Zeman, no? Ma questo aneddoto che io so, non so se me lo confermi, è vero che ti mise a dieta e ti ha fatto mangiare patate lesse? Ma no, mica a me. No, beh, grande, io ti posso dire una cosa. Noi arriviamo a un ritiro. Lecce, dove andava a ritiro? Aspetta, che non mi ricordo. Aspetta, Fulgar, no, ma non mi ricordo. No, a Tarvisio, possibile? No, beh. Non mi ricordo, vabbè, arriviamo al ritiro e lui comincia a fare quali sono le regole, ci sono le regole, queste sono le regole, allora, no, senza pasta, senza pane, allora, solo verdura, patate, carne, e senza pasta. Io ti posso dire una cosa, ma io ritiro stavo, credimi, svenendo, io dovevo mangiare perché stavo morendo, perché Emile, tu la mattina ti svegliavi, ti dico una verità, tanto lo svelgo, allora, io ho sempre fatto abituato a fare colazione, no? Allora, primo giorno con ritiro, con mister fa, guarda ragazzi, oggi il programma è questo, ha detto colazione, giù con il professor Vergine, no? Perché adesso Vergine è diventato, non è più professor Vergine, adesso è diventato, no? Importantissimo Vergine, per farvi capire come ognuno da scaletta, no? Poi facciamo con il professor Vergine, facciamo addominali, core stability, queste cose qua, e poi andiamo giù a fare 10 volte 1000. Hai detto 10 volte 1000, ma che sono 10 volte 1000? Niente, dai, con una sigaretta, no? Facciamo. Io ho mangiato colazione, ma bella abbondante, per farti capire, credimi, da quel giorno più non ho più fatto colazione, anche oggi non faccio colazione, che non è bene, per farti capire, io non ho smesso, perché sai come ho finito con questa colazione, lascia stare, poi sono andato lì e faccio, mister, ma io faccio colazione, no? Mangio, e poi mi fai fare addominali, tutte queste, mi fai fare 10 volte 1000, ma 10 volte 1000 non è che è una passeggiata, 10 volte 1000 lui è attorno a te con la bicicletta e la sigaretta, tu corri, devi correre per giocare a calcio, devi correre. Se torno adesso indietro e sento, perché in sua immaginazione mi è qui nella testa, no? Tutto quello che mi diceva
non è che lui, perché io stravedo per lui, perché ho fatto bene, avevo ragione, mi diceva: ma per giocare a calcio devi correre, perché Shevchenko, vuoi arrivare al posto di Shevchenko, vuoi essere al Milan, devi giocare di più, correre di più, sacrificarti di più. Vabbè, io ho fatto, ma per una settimana 10 volte 1000 la mattina, e pomeriggio gradoni, sacchi di 20, ah, di 30, di 40. Ma poi prendevi giocatore tuo, facevi 100 metri, 50 metri con lui, metà campo con lui, lo lasciavi e sprint. Non puoi capire, grande. Io avevo fatto, non so quanti 1000 chilometri ho fatto, per farti capire. Però stavo bene, benissimo. A 18 anni volavo, mi divertivo. Hai rimpianto di averlo avuto troppo poco, nel senso solo, no? Ma io vi dico una verità, ma lo sa il direttore, lo sa, io non volevo andare via da Lecce. Io, ci racconti quel giorno, quel 31 gennaio, quando hai saputo che dovevi andare alla Fiorentina, com'è andata effettivamente? Sono passati 20 anni ormai. Vi dico una verità, io sinceramente... Mi sentite, no? Sì, benissimo. Io stavo benissimo a Lecce. Fai caso che l'ultimo gol che ho fatto contro Atalanta, no? Che abbiamo vinto in casa 1-0, finisce la partita, io chiamo mister, faccio: mister, come stai? Tutto a posto? Che fai? No, ragazzo, io sono a cena, ma perché non vieni a trovarmi? E ho detto: ma trovare dove? No, io sono al ristorante. Lui andava al ristorante, non mi ricordo che ristorante era, perché lui abitava a casa di dove aveva Semeraro, aveva delle case, non mi ricordo proprio dove, c'era un ristorante che lui andava sempre lì, no? E fa: vieni a trovarmi. E da lì andai a cena con lui, sono andato a cena, abbiamo parlato, faccio, ho detto: mister, guarda, io c'è questa possibilità che fosse la società mi vuole vendere, non lo so adesso, però io volevo rimanere. Ho detto: Valerio, io sono un attore, io non posso fare niente, non posso andare a dire alla società oppure al direttore oppure al presidente di non venderti, no? Tu devi dire che vuoi rimanere, ti trovi bene e stai benissimo, no? Ho detto: però se loro mi chiedono un parere, io dico la mia. Però come è successo? Il mister ha detto: vale, io non voglio che vendete Valeri, Vucinic, no? Tutti questi ragazzi che ci sono, no? Perché no? Cioè, abbiamo possibilità di veramente arrivare in UEFA. E io poi ero squalificato perché ho preso cartellino giallo, siamo andati a giocare a Brescia, abbiamo vinto con Axel aveva fatto due gol, mi sembra. Axel, sì. Brinciamo a Brescia, no? Se non sbaglio Cassetti, se no pure forse. Bravo, se non mi sbaglio. Torno a casa e mi ricordo che eravamo a fare l'allenamento e mi chiamò Corvino, fa: direttore, tu adesso vai a passare la stampa e dici che, perché era l'ultimo giorno, tu non vai a cosa, non vai a nessuna parte, rimane a Lecce. Era proprio, eravamo rimasti così, no? Perché c'era la possibilità di andare a Spartak, a CSKA Mosca. E poi il Chelsea, io rifiutai, non volevo andare. Io ho detto: guarda, direttore, io voglio rimanere qua, sto benissimo qua, sono felice con mister, sto bene, gioco, faccio gol, no? Dai, se mi vendete, vendetemi a giugno, no? Allora il direttore mi fa: vai alla stampa e dici che sei contento, felice, che non vai a nessuna parte, se rimani a Lecce. Io vado alla stampa, ma 2 minuti, no, non vado a nessuna parte, sono a Lecce, rimango. E lui mi fa: finisci questa sala stampa e vieni a casa mia, a Covertino. Vabbè, vengo a Covertino. Vabbè. Vado a Covertino, mi fa: no, ma cioè, Valeri, tu devi sapere, sono 15 milioni di euro all'epoca. Io 15 milioni d'epoca ti parlo, non lo so adesso. Io adesso non so quanto avrei, sono stato valutato. Almeno il doppio non lo so. Faccio: direttore, no, io non voglio andare, sto bene qua. Valeri, ma se tu ti fai male, vabbè, se ti fai male, ma io direttore, ti fai male, no, ma hai rifiutato i russi, hai rifiutato andare a Chelsea, hai rifiutato, hai detto: guarda, direttore, fammi rimanere qua fino a giugno, poi no. Tanto io non guadagno, io guadagnavo, ragazzi, ma io guadagnavo 4-5 mila euro, una cosa così, per farvi capire, che guadagnavo
no? E fa lui: no, ma sai, c'è questa possibilità di andare alla Fiorentina. Loro ci danno 15 milioni di euro, per noi sono tantissimi. Tu lo sai, la società. Dice, vabbè, ma io non voglio andare, direttore. Dai, pensa un attimo, pensa un attimo. Pensa un attimo, fa caso che il mercato chiude a mezzanotte. Io noi parliamo di 6 di pomeriggio, di 5 di pomeriggio, no? Agi, direttore, no, giù rimane a Lecce, io amo Lecce, sto bene a Lecce. Però dice, se dici, devi decidere, domani mattina parti da Brindisi, vai a Firenze, c'è cioè l'aereo diretto, ci vado a Firenze. Ma io non, ma direttore, io voglio rimanere qua. No, Valeri, non è possibile, sono soldi che noi non possiamo rifiutare. Ho detto, direttore, ma io... No, 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 devi andare. Io fai caso che la mattina neanche sono andato a salutare i ragazzi e sono da Fiorentina. Ma non dico che non volevo, perché la Fiorentina è sempre stata una... Beh, c'erano i Della Valle, poi stanno C'erano i iniziando Della Valle, bravo, sì. un nuovo ciclo C'erano importante. i Della Valle, tutti loro, no? Io ti dico la verità, ero contento, felice, no? Che sai, andavo alla Fiorentina perché è sempre una squadra importante, la storia, Battistuta, il mondo, no? Però sai quando vai a un posto dove non sei contento e felice, no? Quando diciamo perché Lecce ero tutto, e Lecce era per me tutto, io ero per Lecce, non cresciuto a Lecce, stavo benissimo. Credimi, ragazzi, io sono arrivato a Firenze, prima o poi mi sono stirato, mi sono fatto male, per farti capire come non, come sono, come, con che volo sono arrivato, no? Per farti capire. Sì, ingaggio era da 5.000 euro, sono andato a guadagnare quasi 100.000 euro, per farti capire al mese, follia. E io, se uno di oggi, no, perché vedi quanti soldi girano oggi, no? Tutti vanno in Arabia Saudita, vanno di là, vanno di qua, tutti vanno per i soldi, che è giusto così, no? Uno, ripeto, lavora anche voi, anche io, anche tutti quanti, no? Lavoriamo per essere pagati bene, Certo. per stare bene, perché non diciamoci la verità. Siamo tutti indipendenti di soldi, perché quando andiamo in banca per rilevare, se non abbiamo sul conto è un problema. Quando abbiamo la carta e ci fermiamo a fare la benzina, e se non facciamo la benzina, non dico benzina, diciamo di andare a fare la spesa per portare a casa alla Ma famiglia cioè, ma o voi fate pure una i carriera breve, non è come un lavoratore normale che arriva a bambini. Certo, 70 anni e se no, no. ne va in pensione. Voi, Io giustamente. dicevo, sì, giustamente, però come dici tu, no? Io ho detto, io non volevo andare via, no? Però dice, io ho detto, dai, ho detto, Lecce mi ha dato tantissimo, Lecce mi ha cresciuto, Lecce per me è stata la casa mia, tutto, no? Vanno a prendere 15 milioni di euro, io vado a prendere, non so, guadagno 5.000 euro, vado a guadagnare 100.000 euro, ma io lì non pensavo ai soldi, ti dico una verità, perché io pensavo lì, per me andare a allenarmi, per me andare a divertirmi, fare gol alla menti, fare gol la domenica, uscire sui giornali, perché lì non c'erano siti, non c'erano YouTube così come adesso, no? Lì c'era il 90° minuto, Sky che ti facevano, no? Prima della partita, dopo la partita, È la Gazzetta Gazzetta, Sport il giorno dopo. Gazzetta, Tosport, Corriere, e il giorno dopo leggevi le pagelle, Buginov, se facevi gol 10 o 7, 8, se non facevi niente 4, non la Cicino. beccava mai, oggi non era in giornata, no? Per farti capire, no? Calcio era molto più diverso. Io ho detto, ma non lo pensavo proprio per i soldi, io mi volevo divertire, io nella mia testa, io vi dico la verità, io sono andato a Firenze, ho detto io voglio vincere il pallone d'oro, ma ero pazzo, io lo pensavo questo, non è che io me lo immaginavo, io ero così gasato, ho detto cazzo, io faccio, ma io a Lecce faccio gol al Milan, gol alla Juve, gol a questo, gol all'Inter, ma chi mi ferma? Doppietta all'Inter. Doppia. Io ho detto, ma io chi mi ferma? Io ho detto, ma io non voglio andare via. Solo che ci sono delle cose che tu non puoi controllare, tu non puoi decidere, no? Perché c'è presidente, c'è direttore, ci sono altre persone che, vi dico una verità,
se fosse dipenduto da me sarei rimasto come è rimasto Mirko. Poi sono andato via, Mirko ha fatto 19 gol, non è che ne ha fatti no. C'era l'alternativa, diciamo. Sì, c'era, no, ma direttore ha fatto, direttore, matematica, lui non la sbaglia, 2 più 2 fa 4, è bravissimo. Noi ci siamo rimasti malissimo come tifosi, Valeri, io me lo ricordo come oggi quel giorno lì, quando andasti via tu, ci rimanemmo. Ma io sono rimasto, ma anch'io, credimi, ma io non lo, adesso parlo col cuore sinceramente, io non devo fare le, io non devo fare le calcole di tifosi, ma Frank, niente, io ti dico la verità, quella che è stata, nel bene e nel male, e la storia è questa. Io non volevo andare via, però se devo entrare nel panni della società, nel panni del direttore, della gente, di presidente, di tutti, prendi un ragazzo a 50.000 marchi, che erano 50.000, non lo so, nel 99 c'erano marchi, 50.000 marchi, non so quanti milioni erano lì in Italia, non lo so, erano 50, diciamo 50.000 euro lo prendi, no? 50.000. E lo vuoi vendere a 15 milioni di euro, no? Dici, ma io cosa ho investito sui ragazzi? 15 milioni di lire ti comprò Corvino. 15 no, no, di euro. No, lire, lo comprò Corvino, 15 milioni di lire e lo vendette a 15... milioni di euro. Milioni di euro, esatto. No, ma una cosa... 15 milioni, no. C'era già la euro? Sì, certo. Aspetta, certo. Fermi tutti. Lo comprò a 15.000 lire. Non me lo ricordo, 15 milioni di provato, euro. L'abbiamo comprato a 2 mendule, l'abbiamo comprato, l'abbiamo venduto a 15 milioni di euro. Vabbè. Però ti dico la verità, io capisco la società, no? Ok, tu mi hai preso questo, quando, diciamo, non lo so, hai investito sul ragazzo perché dovevo studiare, dovevo mangiare, dovevo fare tutto, no? Hai investito su di me, non lo so, diciamo, 1 milione di euro, diciamo, no? Dico adesso una calcolo così, e tu vai a vendere il ragazzo, lo vendi a 15 milioni di euro, ma tu fai una plusvalenza, sì, tu 30 milioni di lire, me lo so segnato, 30 milioni di lire, venduto 15 milioni di euro, me lo so segnato, lo stavo facendo, questo è Pantaleo Corvino, lo ha fatto lo Hjulmand quest'estate, ma tornando indietro ti saresti impuntato come oggi, Valeri, a non partire, tornando indietro, oppure avresti comunque accettato di andare alla Fiorentina, o avresti detto vabbè aspettiamo un po', aspettiamo giugno, se potessi tornare indietro con la testa da adesso? Ma a testa di adesso io non penso che la società ti avrei tenuto, ma Corvino stesso mi avrebbe detto Valeri, devi andare via. Non c'era verso. Se ma no. Decide così. Ma lui, vedi, come è successo con questo ragazzo, no? Ma come succederà con tanti altri. Cioè, non è che lui... Adesso lui quest'anno, secondo me, farà grandissima plusvalenza. Ma ormai il calcio è diventato, ragazzi, diciamoci, noi, se voi tornate, fate un po' di calcolo. Voi sentite di parlare di leggende, voi sentite di parlare di uno che è legato alla maglia, che è legato alla società, che è legato alla storia. Cioè io l'altro giorno, ieri, ho visto... che Juventus ha fatto 100 anni di come si chiama di famiglia Agnelli famiglia Agnelli, e questi sono leggende già, no? Questi là, sono le leggende che sono rimasti, no? Ma fra 10 anni non ci sono più, non c'è più una leggenda, non c'è più una per farti capire, sai cos'è? Arriva, gioca, vai, arriva, gioca, vai, perché ormai tutto è business, tutto, ma non perché non deve essere così, perché ormai è diventato tutto così. Ma noi sentiamo di cifre 100 milioni, 200 milioni, ma che sono queste cose? I giocatori costano ormai una cosa, cioè per farti capire, Tonali, io penso che Tonali non è uno che voleva andare via da Milan, no? Secondo me, però arriva la società e dice, guarda, bello mio, a me sta arrivando 80 milioni di euro. Offerte irrinunciabili. Come faccio? 80 milioni di euro, per giugno, ce la faccio fare. Vai, aspetta. Poi, Tonali, io non so, non sono solo avvocato, no? Io non so quanto lui guadagna. Avrà guadagnato 3, 2, 3, 4. Questi danno 8 milioni di euro, 10 milioni di euro. Ormai,
Grande, tu mi dici rinunceresti? Che ti devo dire? Non rinuncerebbe nessuno, ti lo dice assolutamente. No. Ma sai cos'è? Oggi mi hanno chiamato chi mi ha chiamato? La Fiorentina, un sito a Firenze, no? Per farti capire. Loro dicono, ma Valeri, sai, la Fiorentina, ho detto ragazzi, ma la Fiorentina, vi dico una verità, da quando è arrivato Corvino, quanti giocatori hai venduto? Poi dopo, quanti giocatori? Vlahovic l'ha venduto, tutti piangevano, Vlahovic, ma con Vlahovic avete costruito il centro sportivo, con altri giocatori avete costruito lo stadio. Ma per farvi capire, ma se io Lecce uno domani, uno per farvi capire, Corvino domani potrebbe vendere 2-3 giocatori ai 100 milioni, io ti dico la verità, farei centro sportivo, farei lo stadio, perché con stadio, con centro sportivo, tu sei plus valenza, perché ti dà molto più, come si dice, pubblicità, marketing, come si chiama, comprare i box, investire allo stadio, sponsor. Ma vedrete che sarà così, perché tutto rispetto, ma Lecce dove si allena? Dove si allena? Gira non come nei bar. No, il centro sportivo, un centro ancora privato a Caglia, non è di proprietà. No, ma dico sì, perché gira, no? A Caglia, dai, sempre ogni settimana giriamo. Ma secondo me l'obiettivo della società questo qua di fare il centro sportivo. Io ti dico la cosa, io non lo so perché non ho parlato con la società, non ho parlato con dire. Però il primo obiettivo di una squadra del calcio deve avere questa cosa già, deve avere centro sportivo dove si possono andare il settore giovanile, prima squadra, primavera, avere come si dice, tuo centro sportivo, e poi piano piano lo stadio, perché ti porta tutte queste cose qua. Ma io non capisco, tutti gli altri paci, questi qua in Inghilterra, Germania, fanno, ma pure anche tutti noi. Tutti pazzi, certo. E chissà, tutti pazzi noi siamo arrivati, no? Certo. Ma io sono sicuro che se questo anno direttore e la società vende un paio di come si chiama, giocatori a buon prezzo. Bravo, bel prezzo, secondo me investiranno a fare centro sportivo, faranno lo stadio, perché la gente di Sud, di Lecce, Salento, tu vedi la gente calorosa, la gente affamata di calcio, no? Non è che è una gente che va allo stadio, cioè, avere stadio, avere centro sportivo. Ma questi qua di Firenze mi dicono, ma come mai la squadra? Ragazzi, ma come mai? Ma se tu hai un centro sportivo come la Fiorentina, ma io non esco lì, sotto di giorno lì, ma che devi pensare? Dimmi, che vuoi pensare? C'hai tutto, mangiare, dormire, campi, entri dentro come signore, c'è colazione, pranzo, cena, ma c'è tutto, sali, massaggi per farti capire, c'è tutto. E come fa un giocatore a non pensare a non migliorare, a non giocare? Io oggi l'ho detto, voi non capite che non è un caso che siete arrivati in UEFA in finale, non è un caso che questo anno siete partiti bene, è tutto questo è un lavoro, perché c'avete un progetto, che avete aperto questo stadio, questo centro sportivo, che i giocatori sono felici, contenti, che c'hanno, no? Poi vedevo un attore per me italiano bravissimo, è tutto una componente di seguito, tutto positivo, non è che è tutto negativo, Vedi lo stadio anche Atalanta, no? Che sta facendo lo stadio con questa curva tifoseria, no? Cioè, è bello, non è un caso che loro ogni anno fanno Europa, ragazzi. Ma io vi dico una verità, se Lecce c'è un centro sportivo e farà un stadio, allora sarà lo stesso, vedrete, non dico oggi domani, ma il frutto, quando tu semini un frutto, non è che domani tu lo semini oggi e domani raccogli i frutti, no, lo devi curare, lo devi come si chiama, mettere l'acqua, bravo, una fiare, devi curarlo. Non è che io oggi metto il seme e domani lo accorgo con frutti, no, ci vuole tempo e pazienza, ma sono sicuro che poi, ti dico una verità, poi spero che il direttore sta bene di salute e che possa essere bello fresco, pimpante
almeno copriamo centro sportivo e anche lo stadio, perché la gente di Lecce se lo merita, perché tu lo sai, io i tempi miei, no, quando andavo a Calimera dove ce l'avamo, ma c'erano 1000 persone allo stadio, venivano 1000, 500.000 ogni giorno, arrivavano, per farti capire, no? Adesso hanno chiuso i cancelli perché no, casomai non li diamo pressione ai giocatori. Io quando sento la pressione mi vado fuori di testa. Ma che vuol dire la pressione? Ma io gioco per i tifosi, ma io gioco per loro. No, perché oggi lo stadio è pieno, perché la tifoseria è la pressione. Ma che tifoseria è la pressione? Ma se tu non ti casi a giocare davanti 40-50 mila persone, ma che giocatore sei, bello mio? Ma che giocatore sei? E poi quando non ci sono la gente, diciamo, ma in Italia non ci sono la gente. Ah, quando c'è la gente, perché c'è gente? Perché quando non c'è gente, perché non c'è gente? La pressione, perché io non posso, ma che pressione? Se io non avevo, io sai com'ero? Io se non avevo addosso la gente, nel bene e nel male, fischi, non fischi, oppure applausi, io non mi gasavo, non potevo giocare. Perché se non c'ho la gente addosso che mi non dico che insulta, pure critica, perché no, ci sta, uno gioca male, però questo mi dava la carica, dice cazzo, oggi ma io non ho giocato bene, la gente non è contenta. Allora mettevo davanti allo specchio o a casa e dicevo, cazzo, la gente mi fischia, c'ha ragione, c'è qualcosa che non va. Allora devo cambiare, questi fischi li devo cambiare, li devo mettere in applausi, li devo mettere che mi porta ancora in cima, no? Oggi mi fischiano, domani mi applaudono e devo cambiare. E chi lo cambia? Lo cambio io. Come? Come gioco, come faccio il gol, con la giocata, con il sacrificio, con l'aiuto, con la corsa, con tutte queste cose qua. E ci sono stato tante volte criticato perché non giocavo bene, ma quando facevo gol, oh, bellissimo, tutto lo stadio che ti applaude, quando senti il tuo nome, no? Bellissimo. Io, pressione per me, sai cos'è? Che non c'è allo stadio nessuno, questa è pressione, depressione lo chiamo io, non pressione, depressione. È la verità. Sei stato spettacolare. Io in chiusura ti voglio chiedere, te l'hanno chiesto molto i tifosi, cosa fai in futuro? Farai l'allenatore? E io ti chiedo, se ti chiama Corvino e ti fa fare un ruolo a Lecce, in quanti secondi accetti? Ma io adesso vi dico una verità, mi sono iscritto a fare il corso allenatore UEFA, no? E sto studiando, siamo a giugno, mi sono iscritto, siamo a giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre. C'ho un altro paio di mesi, no? 6-7 mesi, no? Fino all'altro luglio, luglio 2024 finiamo il corso, no? Adesso sto studiando qua, no? Questo corso, voglio finirlo, voglio prendere patentino A, poi vediamo cosa succede. Io ti dico una verità, prima voglio prendere il patentino, perché se non hai patentino non puoi, sì, tu puoi andare dal Corvino oppure il Bussi, diceva direttore, ma mi puoi dare un ruolo oppure mi puoi dare, non lo so, qualcosa, no? Ma sì, ma tu c'hai qualcosa, no? Io voglio prendere prima il patentino e poi piano piano vedere cosa c'è. A me piace, io qua a Levski Sofia, cioè sono sotto contratto con loro, che lavoro con la prima squadra, lavoro con anche con i giovanissimi, con Primavera, con settore giovanile, no? Lavoro quando ci sono allenamenti, vado, aiuto, poi specialmente sono più con la prima squadra, però dico la verità, quando ho bisogno di qualcuno del settore giovanile sono a disposizione, però se mi deve chiamare Corvino, normale che se mi chiama Corvino prendo l'aereo, Sofia, Roma, Roma Brindisi, atterro, arrivo, ci sediamo, vediamo. Ma che devi pensare? Ti chiama il tuo scopritore, ti chiama il tuo padre, diciamo, che ti ha scoperto, che ti ha dato il pane da mangiare e che ti devi sputare come si dice? Lo devi sputare in faccia. Ma io ho una domanda per voi, però mi dovete rispondere. Vai. Se potete, poi io non lo so se voi sapete qualcosa, ma cosa è successo e che sta succedendo con il mio bomber Javier Ernesto Chevanton? Cosa è successo lì? Allora, adesso lui è l'allenatore dell'Under 15. L'anno scorso era l'allenatore vice della Primavera. Aveva un contratto fino a giugno.
E il Lecce ha fatto una nota dicendo che di comune accordo è stato deciso di non rinnovarlo. Diciamo che Shematon ha fatto un post su Instagram in cui ha ringraziato un po' tutti tranne l'allenatore della primavera, quindi questo rapporto si è concluso, quello con la primavera, e Corvino lo ha chiamato per fare l'allenatore dell'Under 15, quindi questa è la situazione. Poi cioè, chiaramente ci sono i rumors di città, le di tifoseria, e diciamo che magari il fatto che nel posto in cui ringrazia tutti e non ringrazia l'allenatore può far pensare, però non c'è alcuna conferma in merito. No, a me, vi dico la verità, ragazzi, adesso se apriamo un altro un paio di minuti, un minuto, due minuti, giusto così, certo, no? Certo. Io ne ho parlato con Sheva, io prima di chiedervi, io già so la storia, già in prima persona so tutto e so come è andata, so cosa è successo, so quali sono i problemi, però io non dico che noi che siamo stati giocatori saremo grandi allenatori, questo io lascio stare questa cosa, no? Al di là di questo, però noi, dico noi, no? Nomi come io, come Sheva, come Mirko, quel pazzo, come tanti altri giocatori, no, dico di Lecce, no? Che siamo stati giocatori importanti, no? Che abbiamo una storia che noi non possiamo cancellare, no? Dove abbiamo giocato, dove abbiamo fatto. Però io penso che in primis siamo uomini, siamo persone dove noi, quando siamo chiamati in causa di aiutare, di fare, noi ci mettiamo cuore, l'anima e a disposizione. È normale che noi ragazzi di oggi ci sanno, conoscono, sanno chi siamo, e questo noi non lo possiamo negare, nascondere, no? Tutto il rispetto per il mister della primavera, io sono molto contento e felice, adesso gli faccio complimenti per la scudetto, no? Vinto, però io penso che un lavoro svolto non è solo di un allenatore, è svolto di tutti. Mister è sicuramente bravo, io non lo so, io non conosco mister, non so come lavorano, però i risultati ti dicono, ti danno la ragione, no? Quando tu vinci la primavera, scudetto, quando vinci, no? E vuol dire che sei forte, però ti posso una cosa, io penso che lavoro svolto non è solo di io dico, io sono l'attore, ma non ho vinto io, ha vinto lo staff, ha vinto, in primis hanno vinto loro, i ragazzi, perché i ragazzi non possono essere senza allenatore, e l'allenatore non può essere senza i giocatori, perché se io allenatore non mi danno la possibilità di lavorare, che allenatore sono? Oppure io giocatore, se non gioco, ma che giocatore sono? I tutti e due sono in comune e vanno insieme, e io penso che è normale che Sheva è un ragazzo dove è la stella, no? È la bandiera, è Sheva, è la storia di Lecce. Io penso che è normale che i ragazzi hanno più simpatia, diciamo, no? Con l'allenatore in seconda che con il mister, perché il mister di in prima non ti dà tanta confidenza come ti dà la confidenza il mister di seconda, no? Non so se voi mi capite cosa, certo, vi voglio dire. Certo, sì, certo, perfettamente. È normale che Sheva, mister, quello che li bastona, e Sheva gli dà la carotta. Ma è normale, con i ragazzi tu ti devi comportare così. È normale che con i ragazzi deve essere, no? La gatto e la volpe, no? Deve essere un po' così. Diciamo, io non lo so, io so la storia, però mi dispiace che sia finita così, perché Sheva non è un ragazzo che so che ha messo l'anima e il cuore per veramente per questo gruppo, per i ragazzi, per i mister. Però la cosa più importante è quello che ha detto Sheva, ma tu la mattina quando ti alzi ti puoi guardare allo specchio? Certo, ah no, qual è il problema? Tu ti alzi, guardi allo specchio, quando lo vedi per strada lo puoi salutare, ma se lui ti vede ti può salutare? Non lo so, allora fate la domanda. Valeri, pensi questo sia il motivo della non buona partenza della primavera? Ma non lo so, credimi grande, io
Io come sono fatto io l'avrei chiuso il mister Primavera in stanza e avrei detto dai, ma no, l'avrei chiuso e abbiamo parlato, discutiamo bello mio, siamo qua, discutiamo, io e te dobbiamo discutere, qual è il problema? Ma tu pensi che io ho vinto, tu hai vinto oppure io ho vinto? No, abbiamo vinto insieme. Io non mi prendo le mie, come posso dirti, le mie complimenti. Bravo. No, complimenti sono tutti. Ma complimenti sai chi sono? Di questi pazzi qua, 20, 22, 23, quanti sono? Non so. Perché se non c'erano loro, non abbiamo vinto mai niente. Ma noi, io posso essere più grande di tutti, ma se questi qua, ragazzi, non ci davano retta, non ci ascoltavano, non ci credevano al nostro lavoro, non avremmo mai arrivato, al di là che sono io, te e lui, ma tutti, perché lì indietro alle quinte ci sono tante persone che non, voi, io, te, noi non sappiamo, che hanno ancora molto più grato della squadra, della società della Primavera. Solo che sai cosa? Ognuno vuole si prendere responsabilità, no? Di essere io sono più forte. No. Tu non sei più forte del gruppo. No. Abbiamo vinto tu. Quando vinciamo, vinciamo tu. Che facciamo? Vinco io o perdi tu? No? No. Perdiamo tutti, vinciamo tutti. Però va bene, dai. Io cosa avrei fatto? Io mi avrei chiuso in stanza, io e lui abbiamo... E discutiamo. Qual è il problema? Ma chi sei più forte io di me? Oppure no? Perché questo non l'ha fatto Ceva, si è comportato, diciamo così, è stato tranquillo, ha accettato senza battere ciglio. No, ma io ti avrei detto, io se io ho un problema con il mio allenatore, no, mister, io sono secondo, no? Se io vedo c'è qualcosa che non va bene, io andiamo a cena, a pranzo, oppure ci vediamo alla stanza, discutiamo il problema, decidiamo, vediamo dove è il problema. Se io sono un problema perché i ragazzi hanno più stima su di me, non è colpa mia, perché io sono Chevanton, perché io ho giocato nel Monaco, io ho giocato nel Siviglia, ho vinto la Supercoppa, Coppa UEFA, Supercoppa, questo, giocato, dove ha giocato Sheva, cosa ha fatto, dove ha vinto, è normale, ma è Chevanton. Però mister della Primavera, io non lo so dove ha giocato, ma tutto il rispetto. Però come allenatore, in questo momento c'hai più esperienza di me, sei molto più bravo, no? Dove hai fatto a Torino, dove sei stato allenatore, no? Hai fatto benissimo. Però la causa è unica, grande, la causa è che dobbiamo lavorare per il bene del Lecce, dobbiamo scoprire i ragazzi giovani, prepararli per andare a Lupicini, devono uscire a asciugare in Serie A, no? A dire io sono più forte, io sono qua. Perché allora se io sono più forte, perché non alleno la prima squadra che dopo che ho vinto Scudetto e gioco Champions League, perché non alleno la prima squadra, punto di domanda, perché? No? Perché D'Aversa è più bravo, è più forte, è più esperienza, però D'Aversa non ha giocato dove ha giocato Chevanton, per farti capire, non è detto che uno che ha giocato grandi livelli diventa grande allenatore, però l'essere umano non costa niente, no? E poi che esempio diamo ai ragazzi? Come dici tu, tu mi hai fatto una bellissima domanda, hai detto ma il problema è questo, è la partenza, è problema, crei problemi e crei confusioni ai giocatori, ai ragazzi, perché questa nuova generazione non è abituata così, non è abituata a me, io sono cresciuto a mezza strada, Sheva è cresciuto a mezza strada, direttore è cresciuto a mezza strada, D'Aversa è cresciuto a mezza strada, per non parlare di Damiani Sticchi, il presidente, è cresciuto a mezza strada, Graziano Pelé è cresciuto a mezza strada, e questa qua, no, noi siamo cresciuti a mezza strada, ma questi ragazzi qua non sono cresciuti a mezza strada, non sanno, per questo dico, io penso che il nostro ego deve essere messo da parte, e noi lavoriamo per bene del Lecce, lavoriamo per ottenere e far portare i giocatori giovani alla prima squadra per farli diventare forti e asciugare in Serie A, non a fare asciugare in Primavera, a vincere poi a Dustano, adesso Dustano. Ultimi, e ci arriviamo a fare, cioè, per farti capire, e un'altra cosa, e chiudiamo. Io non, Lecce è piccola, città piccina, no? Piccola. Ma se io, perché noi ci dobbiamo incontrare tutti i giorni, no? Adesso che io sono Andrea 15, tu sei Primavera, ma te la giubilere, peggio mio. Ma io non ti vedo, te la giù salutare, c'è giù fare, non saluto, che faccio? Mi nascondo, oh. Ma che segnale diamo ai ragazzi? Ma che esempio diamo ai ragazzi? Che questi ragazzi domani
compagni di squadra c'hanno conflitto oppure c'hanno qualche problema, non salutano. Ma che non salutano? Ma non è detto che uno deve uscire tutti i giorni insieme a mangiare, a dormire, a fare cose. Però quando stanno in campo a salutare, a avere rispetto uno all'altro. Ma c'è, è follia questa. Per farti capire. No, ma io quando vengo a Lecce vado e ci parlo con lo suo allenatore della primavera, aggiungere un po' di cose. Allora, Valeri, la gente no, si è innamorata di te. Credimi, grande, qua io non lo so, ma mi dispiace, sai perché? Perché Sceva è la storia di Lecce, ha fatto... Valerio, ti voglio dire proprio questo, che al di là di tutto può succedere qualsiasi cosa, ma Cevanton rimane per noi tifosi, perché io parlo da tifoso, perché sono un tifoso, il giocatore di carisma, il giocatore legato alla maglia, il giocatore che si identifica con il Lecce. Quindi ascolta, può succedere di tutto, ma rimarrà sempre Cevanton per noi. Scusami che ti interrompo, io non saggio Lucia come lavora, che ha a fare, come si comporta con i ragazzi, io non saggio questo, perché io non sto tutti i giorni a giudicare come allena Lucia Cevanton, il mister dell'Aprile, io non saggio, io ti parlo di come Lucia Cevanton, perché ha giocato con i giovani, io so come lui. Io non te parlo che Sceva è grandissimo allenatore, no, io telespettatori e la gente, non si confondiamo, io non attacco il mister della primavera, ci mancherebbe altro, rispetto per cui già ha fatto, no? Ha portato lo titolo, certo, allo scudetto della primavera, chapeau, bravo, però, peggio mio, sediamoci, ma qual è il problema? Ma i meriti, quali sono i meriti miei, i meriti tuoi? Ma c'è a fare, che facciamo? Bambini? No, perché io? Ma se... No, veramente, io quando vengo a Lecce ci parlo di Lecce, no. Chiamaci però, Lecce, ma no, non è un problema, ragazzi, ma non è un problema, io non sono avvocato di Sceva, non lo difendo, io voglio dire che aver rispetto, perché questi qua i ragazzi, ma quando sentono Sceva Anton, e questo ragazzo, no, dice, cazzo, hai ragione, io sono d'accordo con te. Ma io in Bulgaria c'ho lo stesso problema, guarda, io sto andando fuori di testa, nel senso che in Bulgaria la mia generazione, dopo mia generazione, non c'è più nessuno, io vado perché giro qua ai campi, giro a scuole, calcio, giro, ma questi bambini piccini qua, io dico, ma cosa vuoi diventare? E questo qua te guardi, dice, Messi. Ronaldo, cioè, per farti capire, ma qual è Messi, Ronaldo, sì, ma qual è il tuo giocatore preferito bulgaro, con chi vuoi, a chi sì, vuoi essere, oppure io giocatore della primavera, no, ma io quando ero a Lecce faceva la catapale, io quando guardavo Lucarelli, Sessa, Vugrinez, chi c'era, cioè, so, Lucarelli, poi con Cristiano ci ho avuto modo di giocare a Parma alla fine, no, ma io volevo diventare Lucarelli perché questo facevo con la manetta. Cioè, per farti capire, noi dobbiamo far vedere ai ragazzi, oggi io vorrei, i ragazzi della primavera, attaccanti della primavera, oppure del settore giovanile. Adesso chi è? Krstić? Io voglio diventare Krstić. No, per farti capire, questo. Oppure io voglio diventare Cevanton. Ma io non sono un avvocato di Sceva, io Sceva non l'ho sentito da, non lo so, ci si messaggiamo, ma non è che parliamo di questo. Però io non sono avvocato. Però dobbiamo mettere i problemi quando a casa no, porto allo campo, noi ragazzi, cosa, no, oh, follia. Però no, quando vengo ci parlo con il direttore, ci parlo un po' con lo sto mister, con Sceva, devi dirlo. La storia la so, però sai quello che mi ha detto Sceva, io voglio sentire anche cugio dello mister della primavera, dire qual è il problema. Non so, José Mourinho è diventato anche lo special man, pure lui. Valeria, allora davvero la gente in chat è impazzita, ti hanno fatto un sacco di messaggi di complimenti, ti rivogliono in diretta, quindi in futuro ci sentiamo di richiamarti, perché davvero hai fatto la storia oggi. Ma credimi ragazzi, io nel bene e nel male, nel mio, a follia, perché io non sto, io sono pazzo come giocatore, no, sono stato, io sono così, io ti dico, io nel bene e nel male ti dico la verità, io ho avuto tanti problemi con gli attori. Beh, con il direttore lo stesso ha avuto il problema, non è che con il direttore è stato sempre l'amore infinita, io litigavo con direttori, con mister, con presidenti, ma io dicevo quello che io penso e quello che io sento dentro il cuore mio, nella mia testa, io lo dico, io sono così, sincero, onesto,
Io non lo so se questa va bene, ma se io ho già un problema, io lo devo risolvere io te, diciamo, qual è? Ma non è che io domani faccio un attore e che vinco una partita, vinco scudetto, no, io sono più grande, ho vinto io. Questi qua che ho giocato io? Giocato io? Sì, io sono bravo a preparare, io sono bravo a insegnare, io sono bravo a essere psicologo, motivatore, tutte queste cose qua. Però sono loro che fanno, che entrano nel bene e nel male, che vincono e vinto io, perdono e hanno persi questi. E che come hanno persi questi? Abbiamo perso insieme, abbiamo vinto insieme. Ma vogliamo migliorare, ma dopo che tu hai vinto la primavera scudetto, ma tu devi sedere con la società, dici direttore, quest'anno io che facciamo? Qual è la nostra strategia? Dobbiamo migliorare, dobbiamo di nuovo vincere, dobbiamo fare qualcosa. Io vado a vedere la primavera delle Lecce, adesso ultima classifica. Sì, ok, ci sono giocatori diversi, più grandi, adesso più giovani, no? Per rispetto, io non lo so la strategia della primavera, non so la strategia della società. Hanno cambiato questo molto anche, Valeri, sì, hanno cambiato molto. No, Carlo, sono d'accordo con te, hanno cambiato perché i giocatori sono diversi, sono d'accordo con te. Però vedi, c'è qualcosa che noi non sappiamo, in fondo. Però mi dispiace. Certo, perché certo. Dopo che tu hai avuto un successo, un sacrificio, non hai dormito, non hai fatto... sono tante cose e adesso arrivi li diamo per astupigiaggi, per puttanate, dai ragazzi, veramente girano lì. Potresti fare come Bobo Pieri, vorresti aprirti una televisione, una Bogio TV, la TV di Bocino su Twitch. Ah, non lo so, grande, credimi, io ti dico la verità. A me mi piace, voi siete bravi ragazzi, Andrea, Carlo, Filippo, no? Siete bravi ragazzi, tutti i ragazzi onesti, sinceri, no? Per quello che abbiamo parlato, io vi ho fatto la domanda, voi mi avete risposto, ma io già sapevo la risposta qual è stata, perché meno male, io non è che la risposta mia è stata a posto, non è che è inventata così, giusto per, ma di nuovo, diciamo, io non sono avvocato di Sceva. Che sia ben chiaro, non è che io mi sento tutti i giorni con Lusceva, che io vado a mangiare con Lusceva, niente, io ho giocato con lui, sono stato compagno, però non è che solo ho chiesto qual è stato, lui mi ha detto la sua storia, però adesso voglio sentire la storia dello mister della primavera. Devi andare, Valeri, devi andare, dai, devi andare. Vai. Quando vieni in Italia ci avvisi e ti accogliamo e poi ci racconti piacere. Cosa dici. No, ma no, io non è che vado dentro e dico ma chi sei, no? io faccio complimenti a mister, no, sicuramente, però mi dispiace perché sai chi vanno a pagare queste cose? Vanno a pagare i ragazzi che non c'entrano niente, no? Come se Carlo, io ti faccio adesso voi siete tutte e tre, no? Lavorate insieme, no? Però c'ho più simpatia per te. Che devo fare, Carlo? Mi sei più simpatico. C'ho più feeling con te. Confido più con te. Mi piace lavorare con te. Ma non per rispetto a Andrea, no? E Filippo, ci mancherebbe. Però sulle pelle è così. Certo. Però va bene, dai. Speriamo che... Ci risentiamo, mi raccomando. Devi tornare prima o poi. A due ne faccio tornare. Qua, a Lecce sicuro, ma anche qua in diretta che oggi hai fatto sì, numeri pazzeschi. Lecce, c'è a Lecce. La gente è impazzita per te. Però ti dedichiamo proprio una puntata a parte, cioè senza altri ospiti, perché insomma abbiamo tanti. Cioè io ho un sacco di domande da farti ancora, capito? Quindi rimangono qua, vedi, ci avevo tutto segnato, no? Alla prossima te le faccio, dai. Lecce! No, ma io dico la verità, io sono legato a tantissimo a Lecce, ci mancherebbe altro. Io questo stadio faceva impazzire, faceva saltare la gente, i tifosi. Io nella mia testa, sai cosa c'ho? E questo lo devo dire al direttore, io non lo so perché non lo fanno. Dobbiamo fare, e Lecce la deve fare la società, a farci tornare a cena, a fare una partita gala speciale, il nostro Lecce di... Sarebbe bellissimo. Ma no, io vi dico, la squadra di Zeman
oppure anche mixata, no? Di da quando è cominciato lo direttore, no? Dal 99, no? Tutti. E di questo Lecce, di farci unire, di farci tornare, come lo fanno tutti, io non capisco perché non lo fanno, io non dico che ho bisogno di questa cosa, però tornare sì. Essere insieme, a vedere con lo stadio, essere lo stadio, fare una partita, ma vengono tanti, sarà strappieno lo stadio a vedere il mare, a vedere i suoi beniamini, vedere di nuovo giocatori, no? Per non dimenticare, perché tutti, tanti giocatori abbiamo fatto, che abbiamo scritto la storia del Lecce, no? Di fare una partita così, di essere tutti, essere uniti, no? Ma hai questa cosa non deve... Valeri, hai lanciato un'idea, ma che sicuramente gli amici di Pianeta Lecce scriveranno. No, ma lo dobbiamo fare, la società la deve fare, perché, ma non perché io ho bisogno, però vedo tante altre squadre lo fanno e non lo facciamo noi. Perché che ci costa? Hai ragione. Figlio, dovevo, sto a Lecce, mangio. No, dobbiamo essere uniti, ma anche per la gente, per i bambini, per il settore giovanile, specialmente anche per la città di Lecce, di tornare tutti, per non dimenticare, io da quando sono arrivato, dal 99 fino al 2000, da quando è stato direttore, no? Quanti campioni, quanti giocatori, quanti fuori classe sono passati, ma chiamali, veniamo, io ci vengo, a piedi ci vengo a Lecce, porco Dio, monoto, dalla Bania. Diretta spettacolare, Valeri. Ci risentiamo. Dovrei tornare in futuro. Te lo dico. Grazie davvero per essere stato con me stasera. Ma Baschirotto? L'hai superato. La gente è molto più attiva con te che con Baschirotto. Hai fatto uno show. Ma non l'hai visto Baschirotto prima? Non l'hai sentito? No. No, sono entrato, perché non me l'hai detto? Tu cosa mi hai detto? Quando entra? Perché non mi hai detto che stavo entrando? Appena è uscito lui, sei entrato tu. Non vi siete trovati per poco. Baschirotto. Immagino, pure lui nazionale. No, a me piace, ragazzo, perché come si chiama? Anche, vedi, anche lui da strada arriva, però si vede, no? Mi piace. Come no? Come no? Mi piace. No, beh, direttore è pazzo, direttore non lo so come li trovo, tutti sti pacci qua. Non c'è ben normale da lui. Da quando è arrivato a Lecce e giù, dagli anni passati, da oggi, da quando è tornato a Lecce, non ben normale uno. Tutti pacci. Però secondo me ti ribatti tutti, Valeri, secondo me. Io sicuro. No, ma io dico, io con la capo non stavo bene. Direttore mi dice, tu non stai bene con la capo. Direttore, ma se io stavo bene con la testa, ma avrei fatto giocatore, no, ma potevi fare molti più. Il tatuaggio te lo sei cancellato alla fine, quello della... Vabbè, sì, anche lì c'è un'altra storia, ma questa storia non la voglio toccare perché c'è mio amico Fabrizio che stimo tanto e amo anche lui tantissimo, Fabrizio, anche lì, però vedi, anche io ho sbagliato, dico la verità, perché quando sei giovane, ma no, ma io non ho problemi di dire, ho detto ho sbagliato, chiedo scusa ai tifosi, ma io ho già chiesto scusa ai tifosi, sì. Chiedo scusa, ho sbagliato, 18 anni, se tu mi dici adesso perché l'ha fatto, mostaccio. 18 anni ragazzo, dai, ci sta. No, ho già sbagliato, però vi dico una verità, non so per quale motivo ho sbagliato, ma non, ho sbagliato specialmente per il confronto della gente, dei tifosi del Lecce, questo a me è quello che mi gira, i coglioni mi girano, perché sono coglione io, no, capito? Perché ho sbagliato, ah. Perché dice, la gente ti ha cresciuto, la gente ti ama, la gente fa... E tu che vuoi fare? Che dimostri? Ma tornando indietro adesso, ti parlo adesso, sì. Ma che vuoi fare? Ecco, per quello che ti dico, ho sbagliato, chiedo scusa ai tifosi di Lecce, spero che mi perdonate. Ma ormai è una cosa vecchia, cioè, a parte il fatto che... No, lo so, perlomeno, che non è una cosa vecchia. Ma non è una cosa che nessuno si è legato al dito, te lo posso assicurare. Cioè, no, però, allo direttore da aggiungere, direttore, tocca preparare la partita, come fa? No, devono chiamare tutti, a me è quello che mi sta girando cuglione, perché non chiamano questi, come si chiama, giocatori? Ma non perché io ho bisogno di questo grande... capisci, non è che io voglio andare allo stadio, io domani prenderò la periodo e vengo a Lecce, non è un problema questo, sì certo, per una questione per rispetto, proprio... per quello che abbiamo fatto, per quello che... ma no, io, noi, perché ne ho fatto da solo io, ma è mega giocato io, sarebbe bellissimo,
No, per la gente, tifosi, di nuovo lo stadio pieno, una bella presentazione. Facciamo una partita già, è un po' lento, non facciamo così veloce, no? No, ma la devono fare perché veramente, direttore, tocca alla fascia sta cosa, eh. Porco Adesso Dio. la lanciamo noi, adesso ci impegniamo noi per farla e per farti tornare qua e per farti fare una bella diretta dal vivo. Valeri, Ma grazie per essere stato con noi. un'altra cosa, ma con Giuppaccio De Mirko che fa? Vedo che lei ci sta, c'è facile. Non siamo ancora riusciti a contattarlo. No, lo Se mi vogliamo passi il numero invitare. lo faccio venire. Esatto, lo Dai, te vogliamo lo passo. invitare, ma non riusciamo a. Io avevo un numero, non so se è quello, però Ah, non te mi ha lo giro, dai. risposto, quindi Ma adesso Claire, lo vedo che sta facendo... sta a come Lecce. si... No, sta, come si dice? Alla nazionale, forse puoi dire anche lo laboratore. Aspetta. Che fa lui? Fa... Aspetta un Credo attimo, che faccia fa... il Allora, collaboratore della nazionale. pure seconda, c'è saccio. Sì, ti sei bloccato, Valerio, comunque, io non ti vedo più. Solo il video si è bloccato, l'audio lo sentiamo. Aspetta un attimo. Sì. Ma ecco. No, Ok. vi mando, come dice, vi Se mi mando... mandi il numero ci provo, perché io, ripeto, ho un numero ma non mi ha mai risposto, quindi non lo so se No, è ma questo. quando è stato? Ma... Beh, no, senti pazzo. Lui, allora, ora quando sta cosa è chiudiamo. No, Guigio non sta bene, Lumircolo è fuori da capo. E chiamo fa... c'è Bulgaria, Montenegro, Bulgaria, no? Adesso hanno sciogato qua, hanno vinto 2-1, mi sembra. Sì, 2-1. 2-1 hanno vinto, sì. Ha segnato Cristovic forse, no, Filippo? Bravo, mi sembra, sì. Me chiama, fa... oh, ma mi dici come gioca la Bulgaria? È pazzo lui. Io bulgaro, lui Montenegro, mi dice, ma come gioca la Bulgaria? Mi dai la formazione? Ma tu lo sai, mi dai qualche notizia? Ci dai qualche notizia? C'è saccio, Lo c'è saccio. spionaggio voleva fare, lo spionaggio. No, ma lui scherza. No, lui sempre. Lui ti mette a fare la battuta scherzosa. E casomai, se tu cadi, dici: ecco, Mirko, guarda, mi sta chiamando, mi sta facendo la partita a calcetto. Che come sta a rompere i coglioni? Tocca a cosa, vai. Senti, mi manca lui. Cioè, no, devo venire, veramente. Devi venire per forza, devi venire per forza. Vai. Mamma mia. Adesso possiamo chiudere, sei d'accordo No, solo a basta prendere. veramente, ragazzi, dai, devo, troppo, troppo. Hai fatto tutto tu, quindi non ce la farò prendere. No, no, a Facciamo parte così. scherzi, mi raccomando, saluti a Lecce, saluti a tifosi, a tutti i tifosi, saluti alla società, saluti a tutti i spettatori, amici vostri. Niente, io vi do, adesso vi lascio. E vi do una cosa da fare, di organizzare la partita, quella che ci siamo Noi detti. lo Organizziamo. scriviamo, e portiamo avanti questa idea. Poi ci proviamo. L'estate prossima, festeggiando una bella salvezza, Io si può quello fare. che dico, Perché la idea è proprio no, bella, quale Vale. L'idea è salvezza, proprio Benjo bella. mio? Vabbè, Festeggiamo la UEFA, almeno la la salvezza, Coppa almeno la UEFA. salvezza. No, gradino, gradino, festeggiamo la Conference League. Bravo. Come dicono gradino, gli gradino. inglesi, step by Vai, step. la salvezza l'abbiamo già raggiunta La l'anno salvezza scorso. la quest'anno l'amo, Hanno già raggiunto. tocchiamoli godo già, no? Bravo, tocchiamo. Festeggiamo, quest'anno abbiamo festeggiato la salvezza, prossimo anno festeggiamo la, come si chiama, dai, questa coppa, già, come si chiama? Conference League. Conference League, l'anno successivo UEFA, prossimo anno lo Champions League Champions. e lo Cominciamo Scudetto. il set. Ma Dai. se viene Bocino, se viene Vucini, ci vieni anche tu a fare la puntata con noi. Sì, mo ti mando il numero, chiamalo giù bacio, però Mandami non lo il chiamare. numero. Scrivi il messaggio, ti dici così: guarda Mirko, caro Mirko, ci scriviamo dalla puntata di Coso già, Pianeta pianeta Lecce. Lecce. Bravo, compagni, amici, il tuo numero ce l'ha dato Luvale Repucino. Volevamo farti un'intervista, gli spieghi un po', perché lì devi spiegare un po' con particolare, perché questo qua è un po' aggressivo, il pure lui è aggressivo. Però è Quindi simpatico Andrea. Mirko, non è amico. No, prossima puntata devo fare io, Mirko e Luceva, noi tre.
È l'umidità della primavera, vai! Ma ci ho preparato altre domande, giustizia mister, questa cosa mi tocca, mi risponde altre domande, vediamo. Aspetta, direttore, lo mettiamo in mezzo qua. Fa piacere. Un'altra cosa che chiudiamo, dai. Ma Toma, cosa fa adesso? Toma, no? Si chiama il mister Toma. Toma, no? Io non lo so, ragazzi. No. Il mister del Lecce. No, come si chiama? Sembra che no. C'è un ragazzo. No, come si chiama quello che fa coordinatore della settore regionale? Come si chiama? De Toma. Filippo De Toma. È il club manager della primavera. Il club manager della primavera. E poi faceva anche raccatta palle, mo è diventato proprio no. Io quando ero Lecce lui era con Mister Rizzo, faceva la primavera, io ti parlo 99-2000. Poi ha fatto un po' di carriera a Francavilla, ha vinto un po' di campionati a Francavilla. Bravo. E poi è tornato la primavera l'anno scorso, l'abbiamo avuto anche ospite qui. Bravo. Sì. No, per farti capire, io come ti ho detto all'inizio della puntata, no? Ci sono tanti ragazzi giovani, no? Che hanno fatto la storia, la cadetta, adesso sono... Lui l'ha richiamato Corvino perché era uscito dalla società, l'ha richiamato Corvino quando è arrivato a Lecce. E qui giù paccio dai de coso, dove è andato? Del vecchio, giù paccio. Del vecchio sta a Sampdoria. Giovanile qua per tanti anni e da quest'anno se n'è andato a Verona a fare il braccio destro del direttore sportivo Sogliano. Quindi fa il vice di Sogliano a Verona, il vice direttore sportivo del Verona praticamente. Ah sì? Sì. Non so, è andato. Tu hai giocato con lui forse, con Cosmi, no? O no? Sì. Soliano no, con Del Vecchio, dico. No, Del Vecchio ha giocato con Lecce quando siamo retrocessi. Esatto, sì, quell'anno. Okay. Ma ti dico la verità, con Soliano ci ho giocato contro quando lui stava giocatore a Ancona e poi lui mi ha preso a Verona in Serie B con Mandorlini, mi ha preso Soliano. Okay. Hai qualcosa da dire contro Soliano? O... No, direttore, no. Ma no, io non... Ma neanche... No, con direttore Soliano io sono... Top, grande rapporto, stimo grandissimo. Ma no, ma io non c'ho niente contro il mister della primavera, solo devo chiedere un po' di cose. Niente battibecco, scontro diretto. Organizziamo. Filippo, adesso, vediamo che in Bulgaria Valeri sono le 12:05, no? Qui sono le 11:05, lì 12:05. Mezzanotte. No, a riuscire perché domani a riuscire, come si chiama, come si dice, c'ho un po' di lamenti da fare, un po' di cose. Niente ragazzi, veramente grazie di cuore. Grazie a te Valeri. Grazie, ti voglio bene. Gentilissimo, anche noi. No, ci mancherebbe. Ti voglio bene. Vogliamo bene. Credi. Forza Lecce. Sempre. Buona Lecce. Sempre, Valeri. Ti voglio bene. Ciao Valeri. Forza Lecce, la vettura Lecce è numero uno. Ciao ragazzi, ciao. Grande Valeri. Allora. Beh, adesso possiamo cominciare a parlare della partita all'Udinese. 2:12 non l'avevamo mai fatto. Filippo sta morendo di sonno. Nemmeno con la promozione. Perché non ha l'età. No, io ho paura che devo trascrivere le parole. Io ho sta paura. Come faccio a trascrivere quello che ha detto Bocino, ragazzi? Vabbè, mica ha detto chissà che cosa. No, allora ragazzi, per distacco la puntata più bella della storia di Lecce. Oh, per distacco. Oddio, abbiamo fatto la storia, ragazzi. Vabbè, perché lui è forte proprio, Valeri è proprio forte. Cioè... Ma lui è stato sempre così vulcanico, Cioè, tu Filippo non te lo ricordi, ma è stato sempre così. Beh, io porto la verità. Ah, nemmeno tu, Andrea, te lo ricordi? Beh, fai rontere quando andare via, io avevo 9 anni. Ma lui quando rilasciava le interviste era così, Ringraziamo gli abbonati che ci sono stati nel mentre, ovviamente ci sono stati abbonati, Drew Shape, Pier Palmieri, SMY89, Finisterre, Salento Gabriele ha giustamente, fatemi dire, giustamente ha regalato 5 abbonamenti, perché abbiamo fatto uno show stasera, ragazzi, ringraziamo Salento Gabriele, abbiamo fatto uno show stasera, è memorabile, io stavo poi me la vado a leggere,
perché la gente non se la merita gratis sta puntata. Io mo creo un account OnlyFans per mettere sta puntata, perché abbiamo non la metto, storia non praticamente. La no, ma il problema se vuole Filippo, che dopo sta puntata, cioè si può andare solo peggio, cioè meglio è impossibile fare dopo sta puntata. No, abbiamo toccato il punto più alto della storia, non di Veneta Lecce, ma proprio delle trasmissioni sportive leccesi. Quindi non faccio, anche... Valerie, vediamo se portiamo Mirko, dai, magari giovedì, vediamo. È un pazzo proprio, dai. Immagina se facciamo davvero Mirko e Vale insieme in diretta. Condurono loro là però. Là ci chiudono serve, praticamente. Non serve, vediamo. Ma lo devi, a un certo punto deve ritornare. Avevo paura che ci chiudessero perché ci andava a scappare due o tre parole e quasi ci siamo messa praticamente. Grazie a Luke Dan per l'abbonamento. Devi poi trovare il momento giusto per invitare solo lui in puntata dall'inizio, così si prende tutto il tempo e ci dice tutto quello che ci vuole dire. Chiaramente Andrea non ci ha fatto domande, non ha fatto nessuna domanda. Chiaramente Drew Shape, la puntata Vucinic Bocino Sceva sarebbe storica e la metteremo puramente a pagamento, però è impossibile perché per Sceva dobbiamo chiedere a Lecce, e il Lecce se sa che c'è Bocino e Vucinic non ce lo dà Sceva, non è possibile purtroppo. Quindi questo resta un sogno mitologico, però Vucinic e Bocino la cosa che mi piace è che lui voleva parlare di quell'argomento e quindi ha fatto in tutti i modi, alla fine la traccia non è uscito da noi e quindi l'ha cacciato lui. Sì, praticamente se io mi fossi inventato una cosa falsa, lui avrebbe detto sei falso, perché io so com'è la realtà. No, perché tu ti sei ricordato poi tutta la trafila com'è stata effettivamente. Io per esempio il particolare del ringraziamento diceva, del non ringraziamento a Ceva Coppitelli non me lo ricordavo. Però è plausibile che non scorresse buon sangue. Vabbè, ed è ragazzi, vero, comunque sono le 11:10 ed è vero quello che dice, puoi andare Andrea, nessuno ti sta tenendo. Ed è vero quello che dice Bocinov, che una persona come Cevanton nello spogliatoio, in qualsiasi spogliatoio, sia quello della primavera che quello degli under 15, che serve, perché è un esempio da seguire per i ragazzini, è un esempio, è uno sprone. No, diciamo coglionate, bagno, è così, ha detto, è così. Voglio chiedere a voi, però lui sapeva già la storia. Dai, su. Va bene, ora no, i risultati della primavera non sono pessimi per questo motivo. No, non sono pessimi per questo motivo. Però se io potessi scegliere una primavera, una squadra con Ceva o senza Ceva, io sceglierei una primavera con Ceva, sinceramente. Ragazzi, che vi devo dire? Ragazzi, grazie per averci seguito. Ciao, buonanotte, non c'è diretta, ma tanto vi potete rivedere 2:16 di oggi, quindi non vi potete lamentare, vi abbiamo fatto il conto dell'anno. Diteci come è stata la migliore puntata della storia della televisione internet web Lecce. Ma quando ho detto che questa è la puntata di punta, cioè la puntata trasmissione di punta del palinsesto di Veneta Lecce, all'inizio lo dicevo per questo, Non si offendesse Vittorio Murra. Grazie a voi, ciao, grazie agli abbonati. Ciao, alla prossima. Ciao a tutti, ciao. Buonanotte. Ciao.